Buon pomeriggio a tutti. Eh, desidero rivolgere un caloroso benvenuto al relatore di oggi, il professor Giuliano Volpe. È un ringraziamento per aver accettato il mio invito per una lezione seminario all'interno del corso di archeologia e storia dell'arte greca e romana. Non è soltanto un piacere avere Giulio alla scuola, ma anche un privilegio per noi tutti poter ascoltare le sue riflessioni su un tema di straordinaria attualità come l'archeologia pubblica. Uh, Giulio non ha certamente bisogno di introduzioni e presentazioni essendo un homo publicus, uh, forse è più facile dire quali incarichi Giulio Volpe non ha rivestito ed è davvero una fatica la tredicesima. Uh, Riuscire a condensare in pochi minuti il, il curriculum straordinario, questo lungo e intenso cursus sonorum, che lo vede ancora oggi un attivo protagonista, dalla, dalla didattica alla ricerca, all'impegno politico e alle battaglie culturali. Una voce, la sua, che non ha timore di essere fuori dal coro eh, o contro le vestali dell'ortodossia, cioè. Poi, da vedere questa, questa ortodossia, la loro ortodossia, sempre costruttivo, al passo con i tempi, attento ai giovani e alle future generazioni di studiosi e operatori del, del settore. Eh, Giulio Volpe è eh, professore ordinario presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica all'Università di Bari, dove insegna eh, metodologia della ricerca archeologica e archeologia pubblica. È stato rettore dell'Università di Foggia. Dal 2008 al 2013 è stato presidente del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del MIBAC dal 14 al, al 18 e qui mi si è consentita una, eh, una nota personale eh, che può dare l'idea della, della cifra deontologica di, di Giulio Volpe che senza conoscermi, eh, quindi travalicando oserei dire eh, gli steccati di discipline e di scuole, Uh, Giulio Volpe ha proposto il mio nominativo per uh, far parte del comitato scientifico dei Musei Reali di Torino e anche questo mh, vi dà il, il segno, è un segno distintivo dell'uomo e dello studioso. Eh, Presidente della Società degli Archeologi Medievisti Italiani dal 2012 al 2018, Presidente della Consulta Universitaria per le Università Postclassiche dal 2018 e della Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia dal 2019. Mi fa piacere eh, che di recente, e questa è eh, un'occasione per ribadirlo, il 18 aprile scorso è stato nominato consigliere in materia di educazione e formazione del ministro Franceschini. Eh, Qualche parola sul suo uh, cursus studiorum. Si è laureato in lettere classiche con una tesi sulle anfore romane del Museo di Lucera sotto la supervisione di, Raffa di Raffaella Cassano e ha ricevuto ben due dottorati di ricerca, uno in archeologia classica all'Università di Napoli, con gli aspetti della romanizzazione della Daunia, paesaggio agrario e insediamenti rurali, produzione e commercio. È un secondo dottorato in storia alla Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino con una tesi sul paesaggio agrario, produzione e scambi nella Puglia tardoantica. È stato professore associato dal 1998 al 2000 all'Università di Bari per poi passare all'Università di Foggia dove ha insegnato diverse discipline presso il corso di laurea in beni culturali per esempio archeologia e storia dell'arte tardo antica, metodologia e tecnica della ricerca archeologica, archeologia dei paesaggi, archeologia subacquea, informatica applicata all'archeologia, presso il corso di laurea in lettere, archeologia e storia dell'arte tardo antica, metodologia e eh, via discorrendo. È eh, docente all, alla scuola archeologica italiana di, eh, di Atene e ha diretto numerosi scavi e attività sul campo. A cominciare dai lavori a sette finestre con Andrea Carandini, gli scavi alla cripta Balbi con Daniele Malacorda e, in ehm, tempi più recenti, gli scavi davvero esemplari a Ordona e alla villa tardantica di, di Faragola, che venne a presentare, lo ricordavamo prima con Lucia Faedo, alcuni anni fa proprio, eh, proprio a Pisa e in quell'occasione ebbi modo di ascoltare il professor Volpe per la prima volta appunto qui a Pisa. O eh, gli scavi subacquei, soprattutto in Francia, dove ha avuto modo di formarsi presso l'Università di Aix-en-Provence. Ha sempre associato allo studio e alla ricerca archeologica le eh, attività organizzative, gestionali e amministrative, dando vita a due società di ricerca, collaborando anche con case editrici, tra cui Edipuglia, che eh, negli ultimi tempi è diventato anche un punto di riferimento nel campo eh, archeologico e ha eh, diretto gruppi di ricerca eh, sia di progetti nazionali che internazionali. Oltre a questi aspetti si è impegnato in attività di tutela e di valorizzazione curando l'allestimento e la gestione di, parti ar di, di parchi archeologici. Erdogan è una di queste, Faragola a, a scoli Satriano. Di musei come Palazzo Branciforte a eh, Palermo, i Musei dei Vescovi a Canosa, il Museo di Ascoli Satriano e varie eh, mostre. Oltre a un'intensa opera di divulgazione e di sensibilizzazione, concependo l'archeologia come un impegno civile. Eh, ha presieduto nel 2014 due importanti commissioni, una per verificare la trasportabilità dei bronzi di Riace in occasione di una possibile mostra, l'altra paritetica tra MiBac e Roma Capitale per elaborare uno studio sull'area archeologica centrale di Roma e proprio eh, di Roma e Componente del Consiglio Scientifico della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Capitale. Tra eh, le pubblicazioni, eh, ne menzionerò pochissime e me ne scuso con, con Giulio, eh, Ricordo Archeologia Pubblica, Metodi, Tecniche e Esperienze, eh, edito da Carocci proprio nel eh, 2020 tema ovviamente che ci riguarda particolarmente proprio oggi. Un patrimonio italiano, beni culturali, paesaggio e cittadini, edito da UTET nel 2016, Patrimonio al futuro, un manifesto per i beni culturali e il paesaggio, per i di Puglia nel 2018, Storia e archeologia globale dei paesaggi rurali in Italia fra Tardo Antico e eh, Medioevo. La lezione di Giulio Volpe vuole essere una testimonianza anche rinnovata della rinnovata fase dell'archeologia classica qui alla scuola. E mi piace ricordare anche in questa occasione l'arrivo della collega Borg, studiosa di calibro internazionale, che abbiamo sponsorizzato e che porta in dote tra l'altro un progetto ERC di 2 milioni e mezzo di euro. E, eh, e intende proprio questa occasione rappresentare la vitalità, la dinamicità e l'apertura di questo insegnamento negli ultimi dieci anni verso i molti campi dell'archeologia e i suoi protagonisti, di cui Giulio Volpe è sicuramente uno di questi. Giulio, a te la parola e grazie ancora. Grazie, grazie Gianfranco, grazie per l'invito, grazie per la ospitalità affettuosa e grazie per questa eccessiva presentazione che mi mette un po' in imbarazzo e, ma dimostra soltanto il fatto che pur conoscendoci da non tantissimo eh, si è stabilito un rapporto di eh, amicizia tra noi e quindi grazie per tutto tra i vari temi che eh, avrei potuto presentare parlandone con Gianfranco Adornato, eh, la scelta è andata sul tema che mi ha mh, incuriosito in questi ultimi anni, mi ha eh, coinvolto in questi ultimi anni, eh, quello dell'archeologia pubblica, perché eh, probabilmente eh, è uno di quei temi nei quali è per i quali è necessaria una riflessione collettiva, una, un confronto eh, serrato e rispettoso eh, tra noi per dare un senso attuale alla nostra disciplina, al nostro essere archeologi nel terzo millennio ormai avanzato, in una situazione di profonda trasformazione della società, e nella quale dobbiamo riuscire a svolgere un ruolo di primo piano, io penso. E per cui eh, è appunto una riflessione che sviluppo da alcuni anni, abbiamo fatto alcuni anni fa un progetto di rilevante interesse nazionale centrato sui temi dell'archeologia pubblica con molte università italiane e quindi ehm, ho pensato che potesse essere questa un'occasione per discuterne con i tanti amici e colleghi e mi fa piacere seguire i festeggiamenti per Lucia, per cui eh, ho, come dire, ho avuto la fortuna di poter eh, coniugare questi, questa, questo mio seminario con la presentazione del volume in suo onore eh, sabato scorso e i tanti altri amici e colleghi che sono presenti in sala. Quindi con loro, ma soprattutto con eh, gli studenti, con eh, i nostri colleghi più giovani perché penso sia necessario oggi più che mai una riflessione che veda insieme gli archeologi con una esperienza che hanno vissuto un'archeologia legata sostanzialmente al novecento ancora e invece gli archeologi che rappresentano il presente e il futuro della disciplina con uno sguardo Internazionale, con uno sguardo non centrato solo sulla situazione italiana, anche se i miei riferimenti saranno molto centrati poi su casi italiani. Di archeologia pubblica si parla molto, ma sostanzialmente da pochi anni. Cioè questo aggettivo pubblico agganciato a, ad archeologia è, è qualcosa di molto recente. Ed è un aggettivo, diciamolo pure, per certi aspetti ambiguo, perché bisognerebbe ragionare su che cosa intendiamo per pubblica eh, archeologia. Ehm, C'è da considerare eh, la presenza di un'archeologia privata? Archeologia pubblica significa archeologia dello Stato? Devo fare qualcosa in particolare? No. Quindi eh, fa, eh, è motivo di riflessione il fatto che nel dizionario di archeologia pubblicato nel 2000, quindi non tantissimo tempo fa, è curato da due archeologi come Manacorda e Frankovic, particolarmente attenti anche al dibattito teorico, sulla disciplina, agli sviluppi internazionali. Ebbene, in quel dizionario del 2000 la voce archeologia pubblica non compare. E siamo molto addolorati dalla scomparsa di Marcello Barbanera purtroppo recentemente. Ma Marcello, nella riedizione del suo bel volume sulla storia dell'archeologia classica in Italia, anche nella riedizione del 2015, non parla di archeologia pubblica, anche se il suo ultimo capitolo si chiama Archeologia in pubblico e quindi in qualche modo va in quella direzione. Mentre. Come sapete, devo usare questo allora per andare avanti e indietro, sì. mentre fin dagli anni 70 negli Stati Uniti c'era un dibattito e anche una produzione manualistica sull'archeologia pubblica. Questo, il manuale di Public Archeology è del 1972 in un contesto, quello statunitense, nel quale le profonde trasformazioni legate alla modernizzazione del paese, sempre più veloce, portava alla distruzione di contesti archeologici, ovviamente i contesti archeologici degli Stati Uniti, eh, chiaramente legati molto anche alle presenze delle popolazioni native. Ma e Quindi gli archeologi americani ritennero necessario un'alleanza con pezzi della società americana più attenta, più sensibile alla, ai temi della valorizzazione, della tutela del patrimonio archeologico, per poter in qualche modo contrastare la perdita secca di pezzi di storia eh, della, de, del paese e si sviluppò immediatamente l'archeologia pubblica soprattutto come gestione del patrimonio culturale, come gestione della tutela, insomma sostanzialmente, in un paese che, come sapete, non ha un modello di tutela, non ha una tutela garantita da organismi pubblici. Così come nell'altra nell grande patria dell'archeologia pubblica, l'Inghilterra, lo sviluppo precoce, soprattutto a Londra no? nell'Istituto di Archeologia di Londra, che è diventato un po' il riferimento per l'archeologia pubblica a livello mondiale, ebbene il tema dell'archeologia pubblica si è molto sviluppato, ad esempio, negli anni del governo Thatcher, quando i tagli drammatici. Alla ricerca, alla formazione, all'università e dunque anche all'archeologia, comunque tutto ciò che riguardava il patrimonio culturale, obbligò gli archeologi inglesi ad affrontare il tema di una, della sostenibilità di una ricerca archeologica attraverso altri canali, attraverso altri canali di finanziamento e soprattutto in un momento di crisi drammatico come quello sotto il profilo politico e non solo, la necessità di stabilire un rapporto di collaborazione stretta, ancora una volta, con il volontariato, con la partecipazione di pezzi di società interessati che veniva, come sapete, direttamente coinvolta nella ricerca archeologica, negli scavi archeologici inglesi e prassi da sempre che ci sia la partecipazione di volontari insieme agli archeologi professionisti. Quindi l'altro tema che vedeva l'approfondimento teorico, metodologico e anche di progetti nel campo dell'archeologia pubblica era poi strettamente legata alla natura stessa di quel paese dopo il colonialismo, cioè nella fase postcoloniale il rapporto con i paesi ex colonie e con il patrimonio culturale di questi paesi, quindi lo sviluppo di una etica dell'archeologia dell nei confronti del patrimonio culturale di questi paesi dopo secoli di depredamento da parte eh, anche degli archeologi inglesi, eh, non solo nel Mediterraneo ma in molta parte del mondo. Quindi si è sviluppato precocemente un filone di eh, riflessione teorica che, lo dico fin da subito, non porta alla definizione di una nuova disciplina. L'archeologia pubblica non è una disciplina che si affianca alle altre discipline tradizionali. È semmai un modo di intendere l'archeologia in rapporto con la società contemporanea, ma ora ci torneremo evidentemente su questo. Quindi ci sono stati sviluppi molto interessanti negli ultimi anni, con una produzione scientifica che peraltro è facilmente raggiungibile, perché uno dei, degli elementi caratterizzanti dell'archeologia pubblica è la pubblicazione aperta e quindi l'open access, e quindi la circola libera circolazione delle informazioni e dei dati, dunque è anche molto facile da reperire, e quindi in uno dei manuali più recenti di Gabriel Morschenska eh, c'è un tentativo di definire i tanti campi ne, nei quali si articola quello che noi chiamiamo, ripeto, anche per certi aspetti con una definizione un po' ambigua, archeologia pubblica e Moschenska dice giustamente che chiunque si occupi di archeologia pubblica di fatto ha una sua visione dell'archeologia pubblica e ha interessi specifici che vanno dall'archeologia con il pubblico e dal pubblico agli aspetti più propriamente della politica, del rapporto tra archeologia e eh, luoghi della decisione, al libero accesso. Al rapporto con i media, sia quelli tradizionali della stampa e della televisione, sia quelli del, dei social media, fino a dice Gabriel Moschenska nell'ultimo post-it in basso a destra, altri tipi ancora da definire. E dice giustamente: anzi, se i lettori avessero eh, la possibilità di indicarmi nuovi filoni per l'archeologia pubblica, sarò felice di prenderli in considerazione. Quindi è una, un modo di intendere l'archeologia in maniera estremamente dinamico e, ed è estremamente legato ai contesti specifici dei vari paesi nei quali poi si opera. E vedremo come in Italia, in Spagna, in Francia, in, in Grecia le eh, varie interpretazioni sono ancora molto diverse. Dunque c'è da chiarire una cosa in premessa che mi sembra assolutamente fondamentale. L'archeologia pubblica, l'archeologia o è pubblica o non è. In realtà noi dovremmo arrivare al momento in cui poter eliminare quell'aggettivo e parlare semplicemente di archeologia e del ruolo dell'archeologia nella società contemporanea. Ci sono tanti tentativi di definizione, qui ne vedete alcuni e vari campi nei quali si è andata sperimentando nel corso degli ultimi decenni, ma sostanzialmente è, appunto come si dice, ogni attività archeologica che interagisce o potenzialmente interagisce con il pubblico, o meglio io userei il plurale, con i pubblici. E dunque, nella mia prospettiva personale, un modo che noi abbiamo per dare un contributo alla risposta della crisi che stiamo vivendo in questi anni, come società occidentale, come società europea, come società italiana, è una maniera per allacciare o riallacciare un rapporto con... Tutto ciò che è al di fuori e oltre il nostro mondo. Quello che non deve essere, e mi auguro che non sia, e lo dico con una certa preoccupazione, non deve essere una moda effimera, non deve essere l'ultima moda dell'archeologia di cui si parla per un po' di tempo e poi si accantona per passare alla moda successiva. In tal caso faremo davvero un danno. Ecco ancora Cornelius Holtorf che è un archeologo svedese che ha scritto delle cose molto interessanti sul rapporto tra archeologia e pubblico parlando di quello che lui chiama archioappeal con tutti i problemi del rapporto con il pubblico e con gli stereotipi che ancora circolano nel pubblico in riferimento all'archeologia e quindi la definizione di alcuni modelli, evidentemente accanto al modello educativo che è quello iniziale, si è pensato di fare archeologia pubblica come educazione all'archeologia del, del pubblico dei non archeologi, con un approccio utilissimo, prezioso, ma che si limita ad avere una fisionomia pedagogico-paternalistica, cioè comunicare ai non archeologi i risultati del lavoro degli archeologi, cosa, ribadisco, preziosa, ma che rappresenta una parte, forse non meno la più importante, anche se preziosa, dell'archeologia pubblica. Mentre il modello delle relazioni pubbliche, cioè la capacità degli archeologi di stabilire relazioni con altri pezzi di società, e infine il modello democratico che è quello che stiamo cercando in qualche modo di promuovere nel nostro paese in Italia, e cioè un'archeologia che viene anche definita partecipata, e quindi che vede un coinvolgimento del pubblico a partire dalle comunità nelle quali si opera come ricercatori, come archeologi non solo nella fase finale di comunicazione dei risultati, ma un rapporto che viene costruito da subito fin dalla progettazione stessa di una ricerca archeologica. Cosa complicatissima, ma diciamo con grandi sviluppi. Negli ultimi anni ci sono state interessanti applicazioni in alcuni paesi europei. Alcuni paesi sono stati più ricettivi, altri meno. Per esempio in Francia di fatto non esiste nemmeno la definizione archeologie publique. Lì dove il rapporto col pubblico e col patrimonio in Francia è stato molto sviluppato sull'archeologia preventiva e quindi tutta l'attività archeologica preventiva e funzionale alla modernizzazione del paese fatta precocemente con strumenti importanti come l'INRAP in questo momento che fa grandissime operazioni che possiamo definire di archeologia pubblica, ma di fatto l'archeologia in Francia viene concepita ancora come un'archeologia di Stato, un'archeologia statale e pubblica nel senso di statale, con una forte accentuazione del carattere centralistico e statalistico della ricerca archeologica e della tutela. In Spagna invece, anche per influsso inglese, perché James Almanza Sanchez è un giovane ricercatore molto attivo del, uh, del centro delle ricerche di Santiago di Compostela uh, in Spagna, e che si è formato, ha fatto il suo dottorato a Londra, non a caso, e ha trasferito in Spagna l'esperienza londinese, inglese, e poi in Spagna si è, sono andate sviluppando delle attività estremamente interessanti. C'è cioè una grande vitalità, una grande, un grande movimento in questo ambito in, in Spagna, con connessioni di grande interesse con l'approccio italiano, cioè ci sono grandi uh, convergenze. E Almanza Sanchez preferisce una idea di archeologia pubblica come teoria critica dell'archeologia, cioè come un tentativo di riflessione critica sul senso stesso e sul ruolo della ricerca archeologica. Uh, con un'attenzione particolare a quella che chiamiamo archeologia partecipata, cioè l'archeologia centrata sulla persona. Ecco, anticipo alcune, alcuni elementi, si tratta di passare da un'archeologia centrata sugli oggetti ad un'archeologia centrata sulle persone. Segnalo, per chi fosse interessato a questi temi, la pubblicazione recente di questo fascicolo della rivista Ex Novo, che raccoglie una serie di contributi di grande interesse, in particolare in paesi finora poco toccati dal dibattito in questo campo, per esempio la Grecia, per esempio il Vicino Oriente. E ci sono contributi interessanti, per esempio sempre Almanza Sanchez presenta i primi risultati di una sua ricerca a livello europeo molto allargato, eh, fatta attraverso, poi ha avuto i problemi del Covid, poverino, perché ha dovuto bloccare questa ricerca che era, fatta, era stata pensata ovviamente con eh, missioni continue in tutti i paesi, non l'ha potuto fare, l'ha potuto fare attraverso delle interviste, ha intervistato 350 archeologi nei vari paesi europei, cercando di capire attraverso gli archeologi professionisti nei vari paesi che idea ci fosse di archeologia pubblica, che attività ci fosse nei confronti dei vari pubblici e sono, stanno venendo risultati particolarmente interessanti. Nella stragrande maggioranza dei casi gli archeologi considerano centrale l'aspetto della tutela rispetto ad altri ambiti. Considerano fondamentale il ruolo dello Stato rispetto ad altre forme di partecipazione, ripeto, soprattutto nei paesi del, eh, diciamo, europei, soprattutto del sud dell'Europa. Eh, un contributo, un'indagine recente interessante, riguarda la Grecia. Come sapete, l'archeologia in Grecia riveste da sempre un ruolo centrale nella nascita stessa dello Stato greco, dopo ovviamente la liberazione dalla, uh, dal controllo turco. Nella Costituzione greca c'è la centralità dell'archeologia e il ruolo di tutela e di rapporto con uh, il patrimonio culturale esclusivamente affidato allo Stato. Uh, L'archeologia pubblica in un paese come la Grecia, che spero di non dire una cosa uh, sgradita, ha prodotto una forma di sacralizzazione dell'archeologia, pone problemi particolarmente complessi. Solo a titolo d'esempio è evidente a tutti come l'immagine che l'Acropoli stessa e il museo dell'Acropoli offre dell'archeologia è quasi esclusivamente legata alla fase arcaico-classica dell'acropoli e del loro simbolo nazionale. Uh, le altre fasi storiche di quel, quel luogo così pregno di storia sono quasi del tutto ignorate o comunque non rese pubbliche. Ora comincia a prendere piede un'archeologia attenta alle fasi tardoantiche, bizantine, postclassiche. Ma dal punto di vista della comunicazione della diciamo pubblica, tutto questo è molto eh, poco accentuato. Facevo notare poco fa al mio amico Federico come è emblematico che il museo dell'Acropoli, parlando del Partenone, parla di una fase della vita del Partenone, e per conoscere quel poco che si sa. Della sua trasformazione in chiesa cristiana bisogna andare in un altro museo, il museo bizantino, non il museo dell'Acropoli. Quindi questo pare emblematico. Recentemente, però, anche in Grecia, c'è un dibattito che si sta sviluppando particolarmente vivace in relazione ai nuovi interventi di sistemazione proprio dell'Acropoli, in relazione alle scoperte a Salonicco di. Eh, Nell'ambito dei lavori della metropolitana, già c'erano stati con la metropolitana di Atene, quindi c'è un dibattito che lentamente si sta sviluppando, ma che eh, stenta ancora a prendere piede eh, secondo appunto i temi della eh, partecipazione. Per cui in, in Grecia, nella quale per, sta, per costituzione il patrimonio culturale, il patrimonio archeologico è del popolo ateniese, del popolo greco, scusate. In realtà il popolo greco non è messo nelle condizioni di partecipare minimamente alle forme di, diciamo, individuazione, conoscenza, tutela, valorizzazione del patrimonio culturale. Quindi c'è questo paradosso ma veniamo in Italia. In Italia abbiamo, come vi ho già detto, da poco cominciato ad utilizzare la definizione archeologia pubblica e lo dobbiamo ad una giovane ricercatrice dell'Università di Firenze che ha studiato a Londra, Chiara Bonacchi, che nel 2009, quindi pensate soltanto nel 2009, è comparsa la definizione archeologia pubblica in una pubblicazione scientifica. Da allora molte cose sono successe. Ci sono state ops, tante pubblicazioni, ne segnalo alcune, ma altre sono in progressiva uscita. E, e quindi si sta sviluppando sempre di più un dibattito che riguarda appunto il futuro dell'archeologia, il futuro degli archeologi. Toccherò fra un po' il tema sul mestiere, la professione dell'archeologo che è fatto elemento essenziale nel dibattito sull'archeologia pubblica e quindi eh, a mio parere è sempre più necessario il coraggio del confronto senza verità in tasca senza presunzione di avere certezze ma con il bisogno di superare quella Paura di pensare che a volte, soprattutto nei momenti di crisi, rischia di essere il rifugio nel quale alcune anche le nostre discipline possono chiudersi. In un momento in cui siamo, questo credo è noto a tutti ed è consapevolezza comune, siamo in una fase di crisi che ormai non è più solo una crisi economica, perché una crisi economica non può. Durare periodi momenti, fasi così lunghe e dal 2008 che abbiamo una fase di crisi economica e finanziaria, ma soprattutto economica. Abbiamo avuto in questi ultimi anni, e non abbiamo ancora superato, una crisi sanitaria globale. Da un paio di mesi viviamo anche una guerra in Europa. Siamo in una fase evidentemente in cui i processi di trasformazione violenti, veloci di quella che chiamiamo modernità si sono accelerati e nei quali, a mio parere, è necessario capire che ruolo può avere il patrimonio archeologico, il patrimonio culturale, che ruolo possiamo avere noi che di questo ci occupiamo per appunto dare... Possibili risposte a questa crisi per evitare anche di subire risposte che non ci piacciono e che l'Europa ha già vissuto anche in passato. Siamo nell'ambito di una profonda crisi, di una profonda, scusate, rivoluzione tecnologica e culturale, che è quella digitale, e l'altro elemento che in qualche modo complica, oltre a rendere i processi ancora più veloci, quindi siamo nel pieno di una trasformazione digitale se pensiamo che alcune delle, eh, delle funzioni che caratterizzano la nostra vita quotidiana solo 15 anni fa non esistevano. Nessuno di questi loghi 15 anni fa, nel 2005, eh, prima che fosse inventato questo strumento che ci accompagna ormai dappertutto, non esistevano. Quindi, siamo in presenza di una vera rivoluzione che, appunto, non è solo tecnologica, ma è mentale. Nell'ambito di cambiamenti profondi che inducono anche a cambiamenti profondi nel rapporto stesso col patrimonio culturale e col patrimonio archeologico. Il rapporto digitale col patrimonio culturale lo abbiamo visto durante la pandemia, quando in maniera imprevedibile e improvvisata abbiamo tutti utilizzato strumenti digitali, dalle nostre lezioni a quelle dei nostri figli, a quelle dei bambini al rapporto con i musei, con i luoghi della cultura, con la produzione culturale, è evidente che dobbiamo studiare nuove formule, nuovi linguaggi, nuovi metodi per garantire non la nostra sopravvivenza come categoria, cosa che è interessante ma relativamente interessante, ma ribadisco il ruolo che il patrimonio di cui noi ci occupiamo con passione, con, spero, capacità, con certamente interesse, il ruolo che questo patrimonio può svolgere in questo momento. Vi ho parlato di archeologia pubblica quasi che sia appunto una scoperta degli ultimi vent'anni, forse anche meno. Ma che significa? che non esisteva archeologia pubblica prima del 2009? No. Io ritengo infatti importante fare un minimo di storia per definire quella che mi piace chiamare una via italiana all'archeologia pubblica, perché l'altro elemento che mi auguro si eviti, oltre a quello di farne una moda, è che si tratti semplicemente della tras trasposizione in Italia di modelli nati in altri paesi. Lì dove in Italia noi abbiamo una tradizione importantissima, culturalmente, politicamente importante, che a mio parere va recuperata e valorizzata e che deve essere la base sulla quale costruiamo un nuovo rapporto tra archeologia e società. E non posso non partire da Bianchi Bandinelli in particolare, che come sapete ha avuto una funzione anche sotto il profilo politico estremamente importante, che ha svolto una funzione nel campo della tutela nel, nell'immediato dopoguerra, che ha speso una vita anche nel campo di quella che allora si poteva considerare divulgazione, evidentemente la divulgazione che si poteva fare negli anni 60, negli anni 70 chiaramente ma con una consapevolezza che Bianchi Bandinelli ha sempre manifestato con forza, visto anche il suo impegno politico, nel considerare la necessità di evitare forme di esclusione dalla vita culturale, dalla partecipazione alla, alla, come dire, alla vita dei cittadini in campo culturale e nel rapporto col patrimonio culturale in generale archeologico in particolare come un elemento di diseguaglianza pari alle diseguaglianza economica e sociale e in questo ha dato vita a luoghi di, di dibattito e di confronto molto eh, molto vivaci c'è stata poi un'altra fase che individuo semplicemente facendo riferimento ad alcune, ad alcune personalità evidentemente, di cambiamento nel rapporto tra archeologia e società, con l'introduzione di nuovi filoni di ricerca, con eh, l'avvio la, dei grandi cantieri di scavo stratigrafico e più recentemente con eh, la scoperta e l'affermazione delle archeologie postclassiche che hanno ampliato enormemente l'ambito dell'attività archeologica, l'introduzione delle tecnologie informatiche e qui non potevo non parlare di Riccardo Francovic e di Tiziano Mannoni, ma in particolare di Riccardo che è stato diciamo anche incompreso per certi aspetti eh, quando proponeva queste innovazioni così importanti. Tanto è vero che anch'io penso che Riccardo sia stato un pioniere dell'archeologia pubblica, un pioniere dell'archeologia pubblica nel considerare l'archeologia come eh, non soltanto formazione e ricerca, ma ovviamente tutela e valorizzazione, come gestione, come attività di partecipazione, come contributo allo sviluppo locale in tutti i luoghi in cui lui ha operato, come trasformazione profonda delle maniere di comunicazione. Eh, L'invenzione che lui ha, ha, ha introdotto delle, di quelle splendide rappresentazioni di Inklink, che poi sono diventate consuete, ma hanno innovato profondamente, che significava non solo comunicare i risultati di una ricerca ricostruendo le forme di vita del luogo indagato, ma anche quello di far capire a fasce di popolazione che sarebbero stata altrimenti esclusa da ogni forma di comprensione eh, i risultati e il senso di quelle ricerche. C'è stata la grande stagione dell'archeologia urbana che ha portato l'archeologia nelle città, nella vita dei cittadini, considerando l'archeologia eh, non più solo come archeologia della città e nella città, ma come archeologia per la città di oggi e di domani, per pianificare le trasformazioni della, della città, non senza, come sapete bene, anche errori, ritardi. Eh, anche errori legati all'idea che un intervento in città possa prescindere dal rapporto con i cittadini e quindi un voler eh, ritenere le ragioni dell'archeologia come superiori a qualsiasi altra esigenza. Della città e dei cittadini e di altri pezzi della società eh, non archeologica. Quindi ci sono stati evidentemente molti errori, ma anche grandi opportunità. Qui non posso non far riferimento, tra l'altro, in un anniversario, che si sta in qualche modo celebrando in questi, in questi giorni, in, questi, in questo periodo. A questa esperienza che ha segnato la storia dell'archeologia, o meglio, la storia del rapporto tra archeologia e pubblico. Quando molti di noi hanno <ride> vissuto sta questa stagione, eh, ricorderanno che noi stessi archeologi vivevamo con fastidio questo rapporto con il pubblico che prescindeva da qualsiasi iniziativa voluta e pianificata dagli archeologi. Quindi fu un'altra un occasione importante e quindi ho fatto soltanto dei cenni eh, evidentemente, mi scuserete se non posso approfondire come sarebbe giusto fare parlando di altre personalità dell'archeologia italiana, di altri aspetti e di altri momenti eh, indubbiamente. Più recentemente bisogna dare atto ai colleghi dell'Università di Firenze, in particolare a Guido Vannini, di aver in, in particolar modo sviluppato il dibattito sull'archeologia pubblica, anche organizzando dei momenti, dei convegni, dei momenti di eh, confronto su queste, queste tematiche. Si sono andate sviluppando altre realtà come l'associazione di Public History, della quale fanno parte anche molti archeologi, e ci sono state una serie di ricerche di giovani ricercatori. Cito soltanto due, Anna Paterlini e Francesco Ripanti, che hanno fatto, Francesco Ripanti ha discusso la prima tesi di dottorato in archeologia pubblica e eh, sono interessanti le loro considerazioni in un articolo eh, pubblicato da entrambi alcuni anni fa, in cui individuano anche una serie di luoghi comuni sull'archeologia pubblica, perché anche loro hanno immediatamente intravisto i rischi di un fraintendimento dell'archeologia pubblica. E cioè l'idea che sia sufficiente avere una pagina Facebook, avere un sito web, fare una giornata di open day di uno scavo per fare archeologia pubblica tutte cose utili, eh? cioè, non sto dicendo di no, ma non è solo quello, nel senso che è necessario pensare a progetti più strutturati di partecipazione e soprattutto alla valutazione dell'impatto che una ricerca archeologica ha, non solo in termini di Sviluppo della conoscenza, della ricerca, che ovviamente è una cosa a cui teniamo molto, ma anche in termini di sviluppo socio-economico e culturale di un territorio, in termini di miglioramento delle condizioni di vita di una comunità. Questo è con un rapporto sempre più integrato con la società nella quale si opera. E quindi. Dobbiamo guardarci bene dai rischi che sono in agguato di una cattiva archeologia pubblica che potrebbe fare tanti danni, per esempio confondendo la necessità di una comunicazione chiara e semplice con forme di banalizzazione e di semplificazione eccessiva, con un'archeologia pubblica affidata ad altri. E non agli archeologi. Questo è uno dei grandi rischi che stiamo vedendo, cioè l'idea che l'archeologia pubblica la fanno gli altri, e non è così. Con una idea che l'archeologia pubblica sia solo e esclusivamente comunicazione, che lo ribadisco è importante perché è il canale che noi stabiliamo con i pubblici, ma non è solo comunicazione e soprattutto con una cattiva interpretazione di archeologia pubblica e di tutto ciò che mettiamo sotto l'etichetta valorizzazione, se si dovesse affermare l'idea che questo possa prescindere dallo studio, dalla ricerca, dalla conoscenza e ovviamente dalla tutela. E a proposito di comunicazione, se questo dovesse tradursi, come ahimè spesso accade, in una forma di sensazionalismo archeologico che fa fare passi indietro la nostra disciplina e che riporta indietro le lancette dell'archeologia dopo decenni di innovazione anche metodologica ad un'idea di archeologia da caccia al tesoro e di scoperte sensazionalistiche che purtroppo, troppo spesso ancora oggi vengono propagate. E quindi un'archeologia pubblica che si articola in molti campi, che va dall'uso pubblico dell'archeologia a quello dell'accesso ai dati e la libera circolazione, alla gestione del patrimonio, alle forme ovviamente di comunicazione e divulgazione hai gli aspetti più specifici della partecipazione, ma che non può non tenere centrali gli aspetti del lavoro, della professione e delle competenze, gli aspetti certamente dell'educazione al patrimonio e della didattica e quelli della, dei luoghi della trasmissione, i musei, i parchi, le mostre eccetera eccetera. Quindi come vedete sono campi nei quali peraltro necessitiamo di nuove competenze professionali che non sono, ribadisco, altre, ma che sono altri modi di effettuare, di svolgere il mestiere dell'archeologo oggi. E quindi anche un diverso rapporto tra lo Stato, direi in generale, le istituzioni pubbliche e la società e i cittadini. Voglio essere molto chiaro. Nessuno chiede passi indietro del pubblico e passi indietro dello Stato. A mio parere bisogna chiedere dieci passi in avanti nello svolgere diversamente la funzione pubblica di garante della tutela, di chi favorisce la ricerca, di chi orienta la valorizzazione, di chi costituisce una rete diffusa di partecipazione, di gestione sociale allargata del patrimonio, con la consapevolezza che un patrimonio archeologico come quello italiano, diffuso, presente dappertutto, non potrà mai essere tutelato solo con i vecchi strumenti di tutela, ma che necessita sempre di più di forme di tutela sociale. E la tutela sociale non è possibile senza la conoscenza, non è possibile senza la comunicazione, non è possibile senza la capacità di inclusione. In questo, applicando perfettamente lo spirito e la lettera dell'articolo 9 della Costituzione, che come credo di aver scritto e detto tantissime volte, non a caso affida questo compito non allo Stato, ma alla Repubblica. Nel dibattito che ci fu in Assemblea Costituente si discusse tantissimo con personalità come Aldo Moro, Concetto Marchesi, Emilio Lusso, che sono gli estensori di, questi, di queste, queste due righe auree, ci fu un grande dibattito e nelle prime redazioni compariva lo Stato, poi si decise Repubblica, cioè l'insieme delle istituzioni pubbliche, ma soprattutto l'insieme dei cittadini italiani. Quindi, e anche con le aggiunte più recenti... È la Repubblica che tutela il paesaggio e il patrimonio, è la Repubblica che promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. In questo senso bisogna sperimentare forme di archeologia partecipata, come si sta facendo in molte realtà, qui cito soltanto dei progetti dell'Università di Padova, svolti in comunità montane nelle quali le ricerche archeologiche sono programmate, condotte e addirittura pubblicate insieme a rappresentanti delle comunità locali, a cominciare da studiosi locali, ad associazioni, ai musei, ovviamente agli enti locali, anche a forme di imprenditoria locale. Tutto questo è perfettamente in linea con i principi della Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società. Una convenzione particolarmente importante che l'Italia ha ratificato solo nel 2020, ma che è ancora lontana da essere applicata. Una convenzione del Consiglio d'Europa che ha fatto seguito alla guerra sui Balcani voluta proprio dopo la guerra sui Balcani per ribadire il ruolo del patrimonio culturale come elemento di pace e di conoscenza tra le diversità e non come clava identitaria da brandire o da come dire, con la distruzione di elementi specifici di culture che si vogliono in qualche modo annientare, fu all'indomani di questi episodi che tutti noi conosciamo esattamente come fecero i padri del Consiglio d'Europa, e qui scusatemi se faccio un riferimento, ma mi capita spesso e mi, 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 mi è successo anche purtroppo in Parlamento di dover mh, ricordare che il Consiglio d'Europa non è il Parlamento europeo, non è la Commissione europea, no, è purtroppo Commissione esteri del Parlamento. Di fronte a delle obiezioni, ho dovuto far notare che il Consiglio d'Europa è un'altra cosa. Eh, quindi, il Consiglio d'Europa fu voluto dopo la guerra come elemento per la difesa dei diritti dell'uomo e della pace in Europa e questa convenzione rivoluziona il concetto di patrimonio, che non è più come ancora nella nostra legislazione cose di interesse storico, artistico, archeologico e così via, ma un insieme di risorse che le popolazioni individuano come valore, in continua evoluzione, quindi con un'idea che mette in soffitta il valore in sé del patrimonio culturale, ma che propone un'idea di valore relazionale in profonda e in continua evoluzione. Non mi soffermo troppo a lungo sulla Convenzione di Faro che credo ormai conoscano tutti, ma è importante ricordare che come la Convenzione del Paesaggio si riferisce a tutto il Paesaggio e affida ancora una volta alle popolazioni il compito di percepire, di, di dare valore al Paesaggio, così la Convenzione di Faro si rivolge a tutto il patrimonio culturale e affida questo compito alle comunità di patrimonio. Ecco allora quello che potrebbe essere e dovrebbe essere uno dei ruoli di chi voglia fare archeologia pubblica, cioè quello di sentirsi parte delle comunità di patrimonio e impegnarsi nella costruzione di comunità di patrimonio costituite da insieme di persone capaci di attribuire valore al patrimonio culturale. Ovviamente mettendo in campo una serie di azioni che favoriscano la partecipazione e quindi anche la capacità di dare valore. Ovviamente il valore che ognuno è in grado di dare. Non entro appunto, nei dettagli, ma questo è anche quello che ci dice l'ICOM a livello eh, del ruolo dei musei, che è andato cambiando negli ultimi anni in maniera profonda, svolgendo sempre di più un ruolo sociale e non più solo un ruolo importantissimo di ricerca, di conservazione, di tutela evidentemente, a partire dalle attività con i bambini, a partire dalle fasce più giovani della popolazione, in maniera tale da sviluppare un rapporto consueto, familiare con il patrimonio culturale. Qui scusate c'è stata un'inversione attraverso esperienze come sono quelle delle mappe di comunità e degli ecomusei, rivedendo come si sta facendo, non senza errori in alcuni casi, ma certamente con dei grandi progressi, nella revisione stessa della, dei musei, il superamento di visioni esclusive del museo, con il superamento di... Eh, Quell'idea di museo, come diceva Umberto Eco, uh, silenzioso, oscuro, non amichevole, che non mette nelle condizioni di capire e di provare il piacere della conoscenza e che condanna alla, ai riti no, del turismo di massa, uh, incapace di capire. Quindi, con musei aperti, che richiedono nuove competenze, evidentemente, con musei che sappiano usare i social media, che sappiano usare altre forme di comunicazione, come faccio il caso del Salinas di, di, di Palermo, che eh, capaci di costruire comunità di patrimonio nelle città, ma non solo, perché oggi possiamo parlare di comunità di patrimonio a scala globale tenendo ben presente qual è la situazione nella quale operiamo, che è una situazione drammatica, nella quale i dati più recenti ci dicono che quasi il 60% della popolazione italiana non ha un minimo di vita culturale, cioè non legge un libro in un anno, non frequenta in maniera diciamo, continua luoghi della cultura intesi come musei, cinema, teatro e così via, in cui c'è un crollo della lettura, c'è un crollo della comprensione e dunque è un problema democratico nel quale noi ci dobbiamo sentire coinvolti. Ecco perché io penso che oggi a noi spetti un ruolo ancora più importante di quello che abbiamo avuto finora, perché ci affida un ruolo di salvaguardia della democrazia intesa innanzitutto come capacità di comprensione critica dei fenomeni del presente e del passato, ovviamente, con una necessità di capacità e qui torno un po' sulla questione della comunicazione che, come ho detto, non è l'aspetto esclusivo, ma è importante, evidentemente, con la capacità che noi dobbiamo avere di raccontare come Dice Andrea Carandini giustamente che significa? Significa rendere semplice ciò che è complesso, non banale. Semplice ciò che è complesso, continuo ciò che è lacunoso. Noi operiamo su frammenti, completo ciò che è parziale. Questo è necessario, ma alla base un rigoroso lavoro di conoscenza, di ricerca, evidentemente. Se no, siamo dei cialtroni. Altrimenti abbiamo. Come sapete, tanti luoghi della divulgazione, vi faccio scorrere rapidamente, alcuni migliori, alcuni meno buoni, abbiamo dei famosi o meno famosi divulgatori, abbiamo sempre di più, devo dire, esperienze di archeologi che si eh, mettono in campo per fare un'azione di comunicazione anche nei luoghi, della comunicazione tradizionale che sono la radio, la televisione e non solo e questo è un aspetto positivo ma quanto ci abbiamo da recuperare rispetto alle esperienze di un mortimer wheeler che decenni e decenni fa teneva regolarmente sulla bbc trasmissioni di archeologia e alla radio e raccontava a ai cittadini inglesi tutto dell'archeologia, quanto ritardo abbiamo in questo senso, quanto abbiamo considerato a lungo questi aspetti così poco importanti, quanto ritardo c'è rispetto ad esperienze come Time Team, che sono trasmissioni che raccontano uno scavo in diretta, addirittura sono trasmissioni che hanno finanziato scavi. Scavi nei quali, e qui so di toccare un tema molto delicato, insieme agli archeologi professionisti hanno operato anche volontari, hanno operato cittadini coinvolti in un'operazione, ovviamente sotto lo stretto controllo archeologico e con tutte le garanzie, per superare una serie di stereotipi, è inutile che ci stia a perdere tempo, ma ancora oggi sono prevalenti questi stereotipi nell'archeologia. E ancora oggi facciamo fatica a affermare la professione dell'archeologo, il lavoro dell'archeologo, le competenze professionali, culturali, scientifiche, tecnologiche, proprie del lavoro, deontologiche, proprie del lavoro archeologico, eh, che vede fasce enormi di professionisti. Non sappiamo quanti. Ecco, pensate. Emblematico, noi non sappiamo in Italia quanti sono gli archeologi. Quanti sono gli archeologi che fanno una professione, che fanno questo per professione. Lo sappiamo nell'università e diciamo nel Ministero della Cultura in poche altre istituzioni il CNR così. Ma è la minima parte e rispetto alla popolazione degli archeologi che più o meno possiamo diciamo racchiude in più o meno 5-6 mila persone che svolgono attività abbastanza continuativa ecco. gli archeologi che abbiano un ruolo pubblico in strutture pubbliche sono circa un migliaio quindi sono il 20% dell'insieme, ma quel 80% è ancora poco garantito, poco riconosciuto, poco definito. La battaglia per l'ordine era una battaglia antica, ma che non ha avuto... Eh. Oggi, come sapete, abbiamo finalmente perlomeno una legge che ha introdotto nel 2010, nel 2014, la legge 110, scusate, del 2014 ha introdotto la figura dell'archeologo insieme a quella delle altre figure delle professioni dei beni culturali nel, nel codice. Nel codice non c'erano, non erano, non erano indicati gli archeologi, gli storici dell'arte, i bibliotecari, gli archivisti. È stata necessaria una legge del 2014 per introdurre l'articolo 9bis che definisce queste figure. Sono stati istituiti degli elenchi al Ministero della Cultura, i dati che ho in possesso mi dicono che sono soltanto 3.000 quelli che si sono iscritti, di cui 2.000 circa gli archeologi distinti nelle, nelle tre fasce. Lì dove in altri paesi, come ho detto la Francia, eh, esiste un istituto nazionale come l'INRAP che raccoglie pensate che il presidente dell'INRAP è designato dal presidente della repubblica questo per indicare diciamo, il livello di importanza dato a questa istituzione e che ha un bilancio enorme impensabile per l'italia ha eh, molti dipendenti e da, da lavorare a migliaia di persone abbiamo in italia una serie di associazioni lasciamo perdere una serie di associazioni e qui Sfioro soltanto il problema del rapporto col volontariato, perché una situazione così poco garantita e definita della professione dell'archeologo finisce inevitabilmente per creare conflitti con il volontariato, che viene visto come sostitutivo del lavoro o addirittura concorrenza sleale. Lì dove il volontariato è evidentemente... Una grande risorsa della nostra società, che però evidentemente deve svolgere funzioni suppletive, di supporto non sostitutive. Alcuni passi in avanti, cerco di fare velocemente perché vedo che stiamo andando troppo lungo, ehm, si sono fatti in questi ultimi anni. Eh, uno dei, degli, degli obiettivi al quali cercherò di dedicare quest'ultimo anno di mia attività, al Ministero della Cultura, sarà questo, speriamo col PNRR di riuscire a sperimentare questa, so, questa formula dei cosiddetti policlisi del patrimonio culturale, cioè strutture miste tra università e soprintendenze, istituti e del Ministero, per superare un po' quella che c'è stata tra indifferenza e sospetto e per mettere insieme competenze strumentazioni, risorse, a tutto vantaggio ovviamente della, di una formazione migliore dei futuri professionisti e dei futuri funzionari e una migliore attività di ricerca, di valorizzazione e di tutela. Eh, abbiamo fatto appunto dei passi in avanti, ma, non ancora, ma ce ne sono ancora molti da fare se consideriamo che ancora oggi c'è questo istituto della concessione di scavo che di fatto tiene separati il mondo dell'università e il mondo del Ministero della Cultura con cose che sono un po' migliorate ma che insomma richiedono ancora tanta attività burocratica e spesso diciamo, una serie di gimcane tra restrizioni e impedimenti. Basti pensare alle decine di circolari che ormai periodicamente vengono prodotte per regolamentare questa attività, lì dove due pezzi del sistema pubblico dovrebbero lavorare insieme per produrre migliore formazione, migliore ricerca, migliore tutela, migliore valorizzazione e migliori condizioni di lavoro per i professionisti. Pensate solo ad esempio a quello che sta per succedere nei prossimi mesi con la diffusione di impianti di produzione energetica rinnovabile, di cui pure il Paese ha bisogno, in mancanza di strumenti di conoscenza e di archeologia preventiva. In una situazione del genere la cosa normale dovrebbe prevedere una collaborazione stretta tra mondo dell'università e mondo del Ministero della Cultura per evitare di come dire, distruggere pezzi interi di patrimonio e di paesaggio, cosa che più o meno accade. Vado molto rapidamente, abbiamo due anni fa stipulato un importante protocollo tra i due ministeri, che però non si è ancora realizzato, che prevede cose molto importanti nella revisione e la qualificazione dell'offerta formativa, nella qualificazione degli studenti. Nella sperimentazione di queste unità integrate miste territoriali tra i due eh, ministeri. Immaginate che cosa potrebbe essere qui a Pisa: una struttura integrata tra università e soprintendenze, musei, istituti del ministero con scambi e integrazione di attività. Al di là delle buone collaborazioni che ci possono essere già oggi, e che per fortuna in molti casi ci sono, in altri no. Uh, vado velocemente perché veramente eh, ho messo troppa roba. Un campo sul quale abbiamo fatto dei passi in avanti ma in, nel quale c'è ancora molto da fare è quello della liberalizzazione dell'uso delle immagini della, del patrimonio culturale. Sapete che fino a qualche anno fa, esattamente fino al 2014, non si poteva fotografare nei musei. Questo divieto è stato finalmente superato. Ma ancora oggi ci sono dei limiti molto forti nell'uso e nel riuso delle immagini del patrimonio culturale, per il quale ci sono ancora dei divieti alquanto anacronistici. In un mondo ormai dominato dalle immagini disponibili dappertutto sulla rete, e allora pensate che soltanto. Nel, 2006, nel 2021, la Commissione Cultura della Camera ha all'unanimità approvato la libertà di panorama, perché forse molti lo ignorano, ma se uno fa una fotografia non personale, la fotografia personale, ma fa una, il fotografo del, del, del matrimonio che fa una fotografia con lo sfondo di un bene culturale dovrebbe avere l'autorizzazione, pagare un canone e eh, soprattutto pagarlo con un bollettino di postale e ho fatto un'indagine negli anni scorsi per scoprire che gli introiti da queste operazioni non coprono gli stipendi pagati alle persone che si occupano di queste burocratiche operazioni di autorizzazioni, di lettere di eh, eh, concessioni e così via. Allora, io sono per la massima liberalizzazione, eh, come stanno facendo alcuni musei, per esempio il Museo Egizio ha messo a disposizione migliaia di immagini ad alta definizione. Conosco le obiezioni, si dirà, ma c'è anche un uso improprio del patrimonio culturale, vero? Colpiamo quello, colpiamo quando si fa quello, ma non blocchiamo la liberalizzazione dell'uso dell che potrebbe, e del riuso delle immagini, che potrebbe anche sostenere, per esempio, la piccola editoria scientifica, che come sapete è mediamente fuorilegge, perché poi questo è, e anche una serie di attività, diciamo, delle imprese culturali e creative che potrebbero... A valersi molto, pensate che cosa significa utilizzare, approntare delle app, a fare delle, eh, dei prodotti multimediali e così via. D'altra parte non si capisce perché, se un artista opera in questa maniera, è opera d'arte, se lo si fa in altro modo è uno scandalo. Quindi è chiaro che bisogna eh, vigilare, ma a posteriori, non a priori. D'altra parte è impensabile far pagare i diritti anche a chi vende questo, questa, questa roba qui. Oppure, come mi è successo, mi piace mostrare alcuni casi che ho vissuto personalmente, quando un imprenditore di vini in Puglia ha voluto legare prodotti enologici di grande qualità ad un sito archeologico che io ho scavato negli anni passati e ha in qualche modo sostenuto anche le attività e io ho trovato meraviglioso che un vino potesse chiamarsi Stibadium, che un vino potesse portare con sé un libricino con la spiegazione della villa eh, e, e quindi anche la possibilità di veicolare eh, un, la promozione di un sito archeologico attraverso un altro prodotto della cultura del territorio che in questo caso è il vino questo porta un tema su, ehm, sulla proprietà del patrimonio archeologico eh, Gianfranco mi sono reso conto di aver messo troppa roba eh, e quindi forse salterò qualche cosa eh, su questi però qualche elemento mi, mi preme sottolinearlo perché dobbiamo anche considerare, insieme alle potenzialità, alle prospettive, i rischi legati per esempio a quella che mi piace chiamare il, la sindrome AMB, cioè l'archeologia nel mio giardino, e c'è cioè un'idea localistica sempre più chiusa di archeologia che, come sappiamo, in molti casi è anche motivo di conflitto. Di conflitto drammatico tra religioni tra popoli tra culture e a questo proposito faccio solo un cenno ad, un ad una ricerca che probabilmente ad un caso che probabilmente già conoscete è quello di uno scavo di una scoperta famosa fatta a New York un po di anni fa di un cimitero di schiavi neri eh, africani in uno dei luoghi come dire, a Manhattan, uno dei luoghi più costosi per l'edilizia, ebbene, nella costruzione di un edificio si fece la scoperta di questo cimitero, si avviarono gli scavi, ci fu un grande interesse. Ebbene, dopo alcuni mesi di scavo, la comunità afroamericana ritenne che schiavi bianchi non potessero fare quello scavo con la cura e il rispetto necessari per l'indagine su avi della comunità afroamericana e dunque chiese ed ottenne che solo, solo archeologi black, solo archeologi di colore potessero fare e infatti fu cambiata l'equipe. Allora con il rispetto massimo per il dolore, per quello che ha significato quella pagina drammatica e per quello che continua a significare negli Stati Uniti, la, eh, diciamo la persecuzione razziale, l'abbiamo visto anche in questi ultimissimi giorni. Ebbene il rischio di finire verso uno scavo etnico in cui solo archeologi presumibilmente. Eredi di quella cultura, di quelle civiltà, possano essere resi eh, idonei a indagare, è un rischio gravissimo che bisogna contrastare. Mi avvio alla conclusione con alcuni aspetti legati all'economia, che non ho toccato, ma che forse è l'elemento ancora più importante, perché tutto questo, evidentemente, il, il mio discorso ha un risvolto diretto con gli aspetti legati all'economia dell'archeologia, all'economia della cultura, allo sviluppo economico legato al patrimonio culturale, attraverso analisi che ormai dimostrano sempre più chiaramente la forte potenzialità spesso inespressa, soprattutto in alcune parti del paese, parlo in soprattutto delle regioni meridionali, in cui c'è un grande potenziale totalmente inespresso o quasi totalmente inespresso, al fatto che ancora in Italia il patrimonio culturale incide significativamente anche nell'economia del Paese, soprattutto con il turismo, ma dovremmo riuscire a far capire che non è solo il turismo, che ci sono molti altri aspetti di sviluppo economico legato al patrimonio che riguarda ancora poche realtà, pochi, poche regioni, pochi, poche città rispetto a a tutto il resto del paese, eh, vado avanti scusatemi, ma non posso non parlarvi due minuti di un esempio meraviglioso di scavo archeologico e di sistemazione di un pezzo di una città cartagena in cui nel giro di un quindicennio l'archeologia ha cambiato la fisionomia, la funzione, il valore di un pezzo di città che è stato studiato da un collega spagnolo che è cos'ema Miguel Noguera, un pezzo di città che questo qui, che vedete prima del 2001 era in queste condizioni, ci sono stati addirittura degli incendi, grande crisi economica, ci sono state delle rivolte popolari. Un, il quartiere del, centrale, questa collina era una zona di degrado totale eh, e di abbandono, ebbene un progetto integrato a scala territoriale tra comune, regione, università, eh, imprenditori, banche, è, stato un, è nato un consorzio, è stato messo in piedi un grande progetto in cui gli archeologi hanno svolto un ruolo di primo piano. E oggi mi dicevano i colleghi gli arcologi sono rispettati nella città, sono sentiti come una componente preziosa nella città e mi dicevano i colleghi che pur avendo cambiato amministrazioni, pure con diverse sfumature, amministrazioni di sinistra, di destra o autonomiste, tutte hanno difeso questo progetto lo hanno portato avanti per un quindicennio, ora questo Parco Archeologico e il museo meraviglioso che è stato realizzato e che racconta la storia della Cartagena Cartagine, della, Carta, della, Cartagine eh, della città punica, della città romana, della città islamica, fino ai rifugi della guerra civile, fino alle, alle fasi del, drammatiche del Novecento, sono raccontate in uh, questo parco che è un parco pubblico di libero accesso, in cui si paga il biglietto solo per vedere alcune cose, ma che è un luogo frequentato dai cittadini di Cartagena e non soltanto dai turisti, ha cambiato la fisionomia e l'economia, oggi è uno dei posti più frequentati, in cui anche il valore degli immobili è cresciuto a dismisura, in cui addirittura questo pone dei rischi, dei problemi, e le grandi navi delle crociere ora vanno, raggiungono Cartagena che prima era fuori dei circuiti perché ci sono le possibilità di far visitare i turisti e questo chiaramente sta ponendo dei problemi giustamente di sostenibilità, di come dire, costruzione di itinerari per evitare, però meglio avere troppi turisti che, pochi, che nessun turista evidentemente, cioè, meglio affrontare il problema della gestione che non dell'abbandono. Vi faccio un esempio al contrario. Nel mio territorio, in un sito che ora ho cominciato a scavare, Siponto, colonia romana importante, città medievale importante, abbandonata nel XIV secolo quando nasce, eh, quando nasce eh, Manfredonia, e, e dunque alcuni anni fa viene realizzata questa installazione artistica che forse già conoscete, fatta da un giovane... Artista che si chiama Edoardo Tressoldi, una bellissima installazione eh, di arte contemporanea al di sopra della Chiesa paleocristiana. Ecco tutto molto bene, tutto secondo me una bellissima operazione, salvo che un sito come questo, che è stato per anni visitato, era il secondo sito più visitato dopo Castel del Monte, in Puglia, non ha lasciato un euro in quel territorio, nel senso che. Il sito era più o meno aperto, era accesso libero, ora ci hanno messo un biglietto di 3 euro, ma non è tanto il biglietto di 3 euro, è che io in una situazione del genere avrei organizzato una gestione con il coinvolgimento di una impresa locale, di una piccola impresa locale, perché è stata valutata una presenza di non meno di. Hanno detto 100.000 persone. Se avessero pagato i 3 euro, già queste 100.000 che hanno visitato, erano 300.000 euro che avrebbero dato da lavorare a non meno in questi anni di 5-6 persone, grazie solo a questo. Allora, questo dico, mentre Cartagena, con un impegno, certamente finanziario importante, ora dà da lavorare. Nel consorzio ci lavorano 80 persone, prevalentemente archeologi, restauratori, comunicatori, guide e così via. E ha un, un indotto economico ormai valutato in molti milioni. Operazioni di questo tipo, che pure vengono fatte con soldi pubblici, con finanziamenti europei, non hanno almeno finora prodotto nulla. Davvero cerco di avviarmi alla conclusione, volevo citare alcuni casi. Perché vi ho parlato di cose un po' generiche, un po' teoriche, così di alcuni casi di archeologia pubblica. Uno ci riguarda direttamente, è un sito della seconda guerra mondiale, archeologia del Novecento: un campo di prigionia sulla Murgia tra Altamura e Gravina. Un sito che è stato prima campo di prigionia degli dei fascisti con prigionieri alleati, poi è diventato. Campo di addestramento dei partigiani titini, poi è diventato campo profughi delle popolazioni dal, dal, che venivano dalla Dalmazia e che sono rimaste qui fino agli anni Sessanta, con una popolazione. Pensate che l'estensione è pari all'estensione di Pompei. Allora, noi la stiamo indagando, molto è stato distrutto perché hanno abbattuto le. Eh, gli edifici per costruire una strada, come macerie per una strada, noi stiamo facendo un lavoro archeologico, cioè con la vera archeologia, cioè ricognizione, scavo archeologico, ricostruzioni, ovviamente attingendo anche ad altre forme di documentazione, ci sono le epigrafi, ci sono le iscrizioni, ci sono altre fonti ovviamente da utilizzare, abbiamo prodotto la ricostruzione del sito. Ma soprattutto questo sito, con la comunità di Altamura, con un'associazione Campo 65, sta diventando un luogo significativo per la comunità di Altamura, ma anche con una comunità internazionale fatta dai figli dei nipoti di chi era stato prigioniero e che quindi ha un ricordo. E quindi si è costruita nel, nel mondo una comunità legata a questo Campo 65. E ora speriamo non solo di continuare ad indagare, ma anche di valorizzare. Ehm, a Taranto stiamo facendo da anni una ricerca sulle risorse del mare, anche qui non più soltanto l'idea del museo, del bel museo, beh, poi qui c'è Cecilia che sta nel comitato scientifico, nel comitato scientifico e nel consiglio di amministrazione, mi ricordo? Consiglio di amministrazione e del museo del Marta, ehm, ma l'idea di coniugare, di legare la storia, l'archeologia legata al mare, con le risorse del mare, anche come risposta alla deindustrializzazione di una città avvelenata dall'industrializzazione, con tutta l'attività di ricerca, ma anche con, questo è stato molto interessante, il lavoro con i pescatori, con gli allevatori di mitili, con i carpentieri, quindi con l'organizzazione di, di workshop, di attività. Abbiamo costruito l'ecomuseo del Mar Piccolo, la mappa di comunità e una serie di attività, ora c'è una mostra, questo è il catalogo che potete anche scaricare perché è in open access, e quindi un altro tentativo in una città particolare come eh, Taranto di fare dell'archeologia un elemento di sviluppo, eh, di altre forme di sviluppo. Della città. Eh, ci sarebbero da dire molte cose, ma le salto. Un altro esempio interessante, sempre in Puglia, è questo di un villaggio eh, medievale eh, vicino Fasano, eh, vicino a Ignazia, è un, un villaggio rupestre con delle meravigliose chiese, con degli affreschi. Ebbene, una cooperativa con degli archeologi, tra cui una mia dottoranda, e una fondazione, la fondazione San Domenico di una di imprenditori intelligenti del turismo locale, turismo di alto livello, bene hanno preso in gestione questo sito, hanno messo in piedi delle eh, efficacissime eh, strumentazioni multimediali che consentono al visitatore oggi di capire che cos'è e questo vi dico sta dando da lavoro a 5 persone stabilmente la gestione, ora prenderanno in gestione altre cose, questo lo conoscete quindi farò velocissimo. Il caso di Poggi Bonzi e del villaggio altomedievale scavato da Francois e da Marco Valenti, la realizzazione dell'archiodromo, eh, che come sapete è diventato uno dei luoghi più eh, frequentati dal turismo, soprattutto dal turismo scolastico, e che sta dando un contributo interessante anche in termini di sviluppo locale in una città che non è città turistica. Il caso di Poggio del Molino, altro caso interessante nella Val di Cornia, in cui. Tra l'altro, scavo universitario, poi diventato scavo fatto da un'associazione che ora è diventata una fondazione gestita da archeologi. Ebbene, nel giro di dieci anni hanno ospitato oltre duemila persone provenienti da varie parti del mondo che pagano una quota per partecipare ad una forma di turismo d'altro tipo, che funziona anche come elemento di sensibilizzazione, ma che è stato studiato con gli strumenti dell'indagine economica, sta avendo interessanti risvolti dal punto di vista economico nel territorio. Perché, minimo, ogni turista che paga, credo, 300 euro a settimana agli archeologi per partecipare allo scavo, poi si paga l'alloggio, il vitto e spende delle cose durante quella le due settimane che si fermano. Hanno fatto un, un controllo e hanno verificato, Stefano Monti, che è un economista, ha studiato questa cosa, ha verificato che mediamente ognuno di loro spende non meno di 1000 euro oltre quello che spende così. Quindi paga lo stipendio agli archeologi, contribuisce alla ricerca e alla valorizzazione del sito. In più porta anche fuori stagione turisti che come vedete, se moltiplicassimo casi di questo tipo, evidentemente avremmo e eh, questa è importante la valutazione. Uh, scusatemi, vado velocissimo verso l'ultimo caso di cui volevo parlarvi, anche se credo che lo conoscete bene. Ma facendo solo un cenno ad un'altra opportunità recente, che è quella del partenariato pubblico privato, che ora è possibile anche nel campo dei beni culturali con un articolo specifico della legge sui contratti pubblici lo si sta sperimentando nel parco dei Campi Flegrei alla piscina Mirabilis e al cosiddetto Tempio di Serapide di Pozzuoli ebbene nel giro di meno di un anno tra l'altro in pandemia quindi insomma ancora alla piscina Mirabilis sono già state assunte tre persone, sono già diventate nel giro di poco eh, quest'anno si pensa di avere 25.000 visitatori diventa il sito più visitabile del parco dei Campi flecrei Quindi con, questo, con questa soluzione del, del partenariato pubblico-privato si stanno sperimentando nuove forme non di concessione ma di lavoro insieme tra piccola imprenditoria locale e strutture pubbliche. E questo era il caso che forse conoscete tutti quanti. Eh, lo, 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 lo presento sempre perché sono quasi cittadino onorario di, del rione Sanità, è come sapete un rione emarginato, è stato un rione in, con grande difficoltà in cui altissimi tassi di analfabetismo, di disporzione scolastica, di eh, delinquenza legata a, alla Camorra e nel giro di un decennio, dal 2008 in poi, la cooperativa La Paranza, che ha preso in gestione le catacombe di San Gennaro, le catacombe di San Severo e di San Gaudioso, ha trasformato il patrimonio culturale in un elemento di sviluppo del quartiere e di costruzione di una comunità di patrimonio, che oggi prevede anche una casa editrice, una sala di registrazione, due BB, una compagnia teatrale, un'orchestra musicale per i bambini, l'organizzazione di un percorso di visita che non è più soltanto le catacome ma che riguarda l'intero quartiere, compreso un posto meraviglioso come il cimitero delle Fontanelle eh, del, sempre nel quartiere Sanità per cui oggi i visitatori i turisti sono nel rione Sanità che fino a pochi anni fa, fino a dieci anni fa, era un rione inaccessibile anche agli stessi romani, eh, agli stessi napoletani non del, del quartiere in dieci anni la cooperativa La Paranza è passata da 9 a 40 dipendenti, sono stati assunti in maniera indiretta altre 65 persone. L'impatto economico sul Rione, sulla sul città, nel solo 2019 è stato di 33 milioni. Stiamo parlando di questo. Ma tutto questo ha portato all'esplosione di una serie di altre iniziative, ad una grande reputazione della, delle catacombe, ad una diffusione del turismo anche in altre parti, a un, a, ad un miglioramento della percezione da parte dei cittadini. Quindi capite che ora i cittadini sono diventati i difensori del patrimonio, che prima danneggiavano perché non capivano nemmeno il senso e il valore. Mi diceva Don Antonio che quando lui è arrivato a Rione Sanità, la prima esperienza che ebbe è che andarono a rubare in chiesa. Anche. Allora lui si pose il problema di come invertire la rotta e trovò questa soluzione che poi si è rivelata efficacissima. Ecco perché, quando qualche anno fa c'è stato il rischio di togliere alla, alle catacombe, le catacombe alla, alla, a San Gennaro, alla cooperativa La Paranza, c'è stata una vera rivoluzione del quartiere. Pensate, è bellissima questa immagine: la, una pescheria che metteva il cartello dice giù le mani dalle catacombe, sono bravi ragazzi dando lavoro ad, ad oltre 50 persone, quindi ci fu una rivolta, tant'è vero che il Vaticano ha fatto passo indietro e ha lasciato le cose così. Quindi si tratta di fare un'archeologia pubblica, come ho cercato di, eh, attraverso una serie di sollecitazioni, spero, di... di, di di comunicarvi che in qualche modo ci riporti ad alcuni principi propri della nostra disciplina e che trovo molto ben descritti nelle parole di Vere Brown, quando diceva che io sono un archeologo che studio il passato, ma spero di poter essere utile alla società per pensare in maniera più chiara e quindi ad agire in maniera più umana, o se volete, sempre con le parole di eh, Mortimer Wheeler quando ci ricordava che noi non scaviamo cose ma persone. Sono stato lungo. Ecco, Adesso, grazie, grazie. Ma nel frattempo mi arrivavano 40 telefonate dal Ministero, non so che cos'è successo, facciamo finta per un attimo di continuare con eh, la bella. Eh, davvero ti ringrazio moltissimo per uh, la riflessione che hai portato oggi all'attenzione delle, delle future delle, uh, generazioni di, di archeologi e di quelli che ci stanno ascoltando anche sul, sul canale della scuola, cioè questa archeologia pubblica che è davvero una, una rivoluzione culturale eh, com come ce l'hai descritta e, eh, e grazie anche dei tanti esempi che ci hai fatto vedere perché eh, se ne parla forse eh, troppo poco e eh, ancora non è entrata nella, eh, nel dibattito eh, familiare anche di noi addetti ai lavori. E, ehm, giusto per rompere il ghiaccio, immagino le, le domande saranno tante, forse più delle tue telefonate, delle telefonate ricevute. E ehm, anche la trasformazione che facevi vedere, eh, non solo dell'università, dell ma anche dei musei in questi ultimi anni, e questo devo dire anche la riforma Franceschini, nel bene e nel male, o comunque nelle potenzialità diciamo così, della, della riforma, ha eh, creato una, una nuova dimensione, una nuova esperienza, soprattutto per, per il mondo del museo che ho potuto toccare anche con mano per uh, il caso di Torino, per esempio. Così come dall'altra parte, e um, diciamo in questo senso, forse un'occasione da, uh, da cogliere soprattutto per i musei autonomi, che, ma che possa riverberarsi anche sui piccoli musei che spesso si sentono declassati o di serie B. E, eh, se questo è un, un nuovo paradigma appunto per eh, i, i musei in Italia, un altro cambiamento è stato richiesto anche a noi eh, che lavoriamo nel mondo universitario, vale a dire questa terza missione, l'outreach. No? Che eh, forse non abbiamo capito nemmeno noi bene, fino in fondo, quali sono le eh, applicazioni, le potenzialità di questo strumento. Ecco. Davanti al, al quadro che ci disegnavi e ci hai eh, rappresentato in maniera eh, davvero illuminante ed efficace, mi chiedo quanto una, una buona triangolazione delle buone pratiche anche di vicinato, no? laddove eh, università, eh, musei, enti locali, cittadini, ehm, come possono dialogare e come progetti di questo genere possono essere avviati. Eh, immagino anche la, la dimensione, per esempio, eh, tu dicevi l'importanza delle, delle competenze, delle, delle nozioni anche da trasmettere ad un pubblico di non addetti ai lavori, di non semplificare, di non banalizzare. Allora, per esempio, la formazione delle guide turistiche, chi deve farla? Eh, quali competenze vogliamo, o chi deve trasmettere queste competenze, come deve farlo e quali sono gli strumenti oggi disponibili per, per immaginare uno scenario un po' più articolato, un po' più complesso. Ecco, ci sono questi, questi intrecci. E eh, quello che hai fatto vedere tu, molto bello, queste, eh, queste eh, esperienze dal basso eh, che hanno eh, indirizzato verso l'archeologia pubblica. Però mi chiedo come le istituzioni preposte, in primis museo da una parte e università dall'altra. Eh, anche alla luce delle tue esperienze tra i due ministeri possano in maniera più efficace rendere operativa questa, questa rivoluzione culturale dell'archeologia pubblica. Grazie, che faccio? Rispondo subito, raccogliamo, non lo so se ci sono altre domande. Eh, rispondiamo così sì, nel frattempo, allora, si scaldano. Eh, eh, Posso tante questioni. Eh, sì, per esempio la terza missione che ora comincia timidamente ad essere anche valutata è eh, un, un campo di grande interesse in questo, per quel che ci riguarda. Eh, noi archeologi, diciamo, terza missione l'abbiamo sempre fatta ma non ci è mai stata riconosciuta in realtà e questo è un'altra un questione perché sono attività che richiedono tante energie e tanto tempo e che finora non avevano nessuna valorizzazione in qualche modo nelle attività svolte da un docente universitario o da un ricercatore universitario. Quindi, in questo senso, sarebbe estremamente importante farne capire eh, il ruolo alle università. Lo stanno capendo sempre di più. E il rapporto, io credo molto in questo, il rapporto integrato tra i due ministeri. In realtà dovrebbe essere tra i tre ministeri, perché sapete che l'istruzione ora si è sganciata dall'università e dalla, uh, dal Ministero della Cultura, eh, ma la triangolazione deve, deve essere fatta anche con la scuola, ovviamente. Per questo, quando è stata fatta la riforma Franceschini, è stata pensata anche la nascita di una direzione generale educazione e ricerca che produce anche dei documenti sull'educazione al patrimonio. Allora, non posso negare che finora sono state fatte delle cose importanti, ma non è stato ancora raggiunto l'obiettivo davvero di essere il ponte tra il mondo dell'università, il mondo della scuola e il mondo del patrimonio culturale. Bisogna ancora fare moltissimo in tal senso, per questo io quando ho fatto mostrare quel protocollo tra i due ministeri con l'idea anche di rivedere parti dell'offerta formativa intendevo questo, cioè intendevo per esempio, poi sapete in Italia succedono le cose strane, il turismo, no? il turismo prima è stato messo con il patrimonio culturale, poi è stato messo con l'agricoltura. Poi è stato rimesso con la patrimonio culturale. Poi, poi è stato fatto un, un ministero autonomo. Va benissimo. Un ministero trasversale, perché il turismo è trasversale. Ma non c'è dubbio che il turismo in Italia se ha una peculiarità è quello culturale. Allora, la questione della formazione delle guide, che siano delle guide che riescano davvero a trasmettere, ad essere delle veri dei veri... Eh, come delle vere interfacce, mi piace usare questo termine archeologico, tra il patrimonio culturale, tra una città, tra un luogo e i visitatori, è fondamentale perché è quello l'aggancio che hai per poter fare una comunicazione di qualità anche nei confronti dei visitatori, no? anche di chi viene da mondi lontanissimi evidentemente. Io penso che quello dovrebbe essere una delle attività dell'università nella diversificazione ovviamente diversificando la propria offerta formativa in collaborazione con altre realtà evidentemente invece voi sapete che le guide turistiche oggi sono a scala regionale fanno dei corsi regionali hanno un eh, come si dice un, um, tesserino, no, un tesserino un, un brevetto un, la patente, la patente ecco, che viene rilasciata dalle regioni. Ecco, da anni io vado sostenendo anche il Ministero, ma il problema è che uno dei problemi è stato in questi anni di mia esperienza, ho incontrato sei ministri dell'università, forse sì, Cioè è impossibile riuscire a, 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 ad avviare un'interlocuzione un che già era cambiato il ministro. Quindi eh, ministri dell'istruzione, eppure non, ti, non vi raccomando che cosa sono stati, una ministra dell'istruzione recente, eh, quindi eh, era problematico. Insomma, riuscire. perché è possibile che noi non possiamo ai nostri laureati triennali garantire un patentino di guida turistica? Ma abbiamo fatto la riforma, abbiamo previsto le tre fasce. Ma la fascia dei triennalisti che sbocchi ha a livello di ministero, a livello di lavoro, a livello, almeno nel settore del turismo culturale? Ovviamente magari migliorando alcuni aspetti della formazione, integrando. Cioè, ma perché non deve essere possibile dare un'opportunità lavorativa ai triennalisti in beni culturali, almeno nel campo del turismo culturale? Per esempio, io penso che dovremmo istituire differenziate le ehm, guide turistiche e le guide del turismo culturale, cioè specificare la professione di guida del turismo culturale, differenziata da quella del turismo generico così. Quindi ehm, ci sono molte cose da fare e le università potrebbero fare tantissimo. Quando tu mi dici come si fa a coniugare nei vari territori musei, università, cittadini, è faticosissimo, ma bisogna farlo, bisogna farlo, bisogna farlo anche mettendo in piedi nuove operazioni come società di spin-off universitario, ehm, prevedendo nelle università figure specifiche che si occupino di questo, perché sono professioni, cioè non ci si improvvisa. Avere rapporti con l'associazionismo, avere rapporti, significa non solo dedicare tanto tempo, eh, ma disporre di strumenti che noi non abbiamo nella nostra formazione. Sono gli strumenti tipici dell'indagine sociologica, dell'indagine psicologica, dell'indagine pedagogica, cioè ci sono altre figure che con noi dovrebbero operare per fare gruppi di lavoro a livello di ateneo come squadre multidisciplinari nel rapporto tra università e territorio. Noi, come sapete, ho fatto il rettore e devo dire una retorica del rapporto tra università e territorio, parole, parole, ma se non ci dotiamo di competenze specifiche, di progetti specifici di... e se, non, se questi progetti non, eh, non li sosteniamo finanziariamente ma anche come considerazione, è chiaro che saranno operazioni sporadiche fatte dal singolo docente, dal singolo ricercatore. Anche belle operazioni, anche bei progetti. Ci sono musei allestiti, ci sono mostre. Eh, L'anno scorso io sono stato da, da Simonetta che organizzava a Vada una meravigliosa cosa eh, de, 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 su, sul, sul sito archeologico con la costruzione del mercato. Cose. cose bellissime che tra l'altro attirano molto le persone, incuriosiscono, eh, trasmettono dei contenuti che altrimenti sarebbe difficilissimo trasmettere, creano legame con la comunità locale. Però forse bisognerebbe un po' investire maggiormente in questo. Ecco perché io penso, veramente, credetemi, che se pensiamo che, che l'archeologia pubblica sia una cosa di scarso valore, di scarsa importanza, abbiamo perso una grande opportunità. Io penso che noi dobbiamo dare valore... E qualità l'archeologia pubblica. Cioè non lasciamo l'archeologia pubblica in mano ai cialtroni. Cerchiamo di tenerla come una componente dell'archeologia di qualità, dell'archeologia seria, del modo di essere archeologi oggi. Questo deve essere. Altrimenti se ne occuperà qualcun altro. Grazie. Certo. C'è più, certo. Certo, certo. Federico Cantini, prego. Grazie, sarò velocissimo. Intanto ringrazio Giulio per questa bella conferenza, anzi lezione. Una riflessione sulle diverse archeologie pubbliche a cui tu facevi riferimento, no? perché abbiamo visto e tu ce l'hai mostrato, esempi in cui l'archeologia pubblica è dettata dall'estemporaneità, dalla casualità quasi, no? ed altri invece dove è eh, il risultato di progetti strutturati che hanno avuto un impatto forte sulla società, sull'economia. E mi sembra che la una delle differenze, forse la più sostanziale tra queste due modalità di esercizio dell'archeologia pubblica, sia forse la dimensione politica che questi progetti hanno o non hanno. Politica e forse anche etica. Ecco, per l'archeologia pubblica... E in generale, anche per diciamo, la formazione no? dei nostri studenti, ma parlo diciamo, di tutto il percorso formativo del nostro, eh, del nostro Stato. Tanto si fa anche a livello universitario: no? l'Archeologia Pubblica ora si può, eh, può usare strumenti eccezionali, usare eh, l'informatica, i mezzi di comunicazione, poi lo può fare meglio, peggio. però penso ecco, che poco per non dire niente, anzi forse mh, si sta distruggendo nella formazione, proprio la dimensione politica della formazione, la dimensione etica. Forse questo è un altro elemento importante che si sta demolendo e forse per fare buona archeologia pubblica bisognerebbe fare anche una buona formazione politica ed etica che ci consenta di fare, di creare e di formare dei cittadini migliori che possono avere una visione del futuro. Perché tutto sembra dettato dalla necessità di mettere delle pezze a ciò che non funziona. E volevo sapere cosa no, ne pensi. No, sono, sono totalmente d'accordo eh, su, su quanto tu dici, cioè far sentire, essere e far sentire l'archeologo come davvero cittadino nel senso pieno, cioè con una propria responsabilità, con i propri doveri, con i propri diritti evidentemente, ma anche con i propri doveri e con una responsabilità etica. Eh, questo assolutamente sono d'accordo. Quanto al discorso sull'efficacia dei progetti, credo che sia decisivo, l'ho potuto sottolineare molto poco nel mio discorso, un aspetto un po' trante. Appunto, sono cose che vanno progettate, ma soprattutto vanno valutate cioè noi valutiamo troppo poco quello che facciamo noi studiamo poco l'impatto del nostro lavoro cioè noi studiamo siamo interessati all'impatto oggi sono usciti i risultati della VQR siamo interessati alla votazione che abbiamo avuto nella valutazione che noi facciamo di noi stessi più o meno bene e quindi il tipo di impatto che noi studiamo è l'impatto scientifico, più o meno pubblichiamo in fascià, pubblichiamo un articolo buono, così e quindi l'impatto sociale, socio-economico socioeconomico, socioculturale del nostro lavoro noi non lo studiamo e non, siamo, non lo sappiamo fare, abbiamo bisogno anche di persone che lo sappiano fare. Quando io vi, vi dico che 33 milioni è quel lavoro fatto a Napoli. Lì c'è stato un gruppo di economisti e non solo di economisti, perché non sono economisti qualsiasi, sono economisti che sanno lavorare nel campo culturale. Hanno individuato una serie di parametri che hanno studiato nel corso degli anni, hanno fatto interviste, hanno fa noi non sappiamo fare un'intervista, non sappiamo fare un questionario ben fatto per poter acquisire una serie di informazioni. Sono cose che ovviamente necessitano di altre competenze, ma che ci arricchiscono. Eh? Quindi dobbiamo imparare a verificare, a valutare l'impatto che il nostro lavoro ha. Perché noi attribuiamo ancora oggi importanza prioritaria all'impatto scientifico o semmai all'impatto di conservazione e tutela. Ecco. Ma per il resto. Non lo valutiamo e questo ci danneggia perché abbiamo tutto da guadagnare da questa cosa. Perché se noi riuscissimo a far capire anche agli interlocutori politici che la nostra attività ha un impatto significativo anche sotto questo profilo, è evidente che la nostra considerazione come archeologi e come disciplina crescerebbe. Miguel Noguera. Mi ha fatto capire ovviamente, certo, che è un megaprogetto, che oggi appunto gli archeologi non li mette nessuno in discussione. Cioè, nessuno mette in discussione, anche quando loro hanno litigato per definire strategie, oggi hanno capito che archeologi che non si sono posti solo il problema della salvaguardia o della, della propria ricerca, ma che si sono fatti carico di fare in modo che quel progetto servisse a migliorare le condizioni di vita di quella città, oggi il ruolo politico degli archeologi è tenuto in grande considerazione, però bisogna conquistarselo e non bisogna pensare che a questi problemi si guardi solo con gli occhiali nostri. Cioè noi dobbiamo avere, guardate, una cosa importante quando io ho parlato più volte di comunicazione, quindi andare a parlare, a spiegare. Una cosa più importante è andare ad ascoltare, andare a capire, ma questo patrimonio, per questi cittadini, per questi ragazzini, per questi studenti di scuola, per questa associazione, che significato ha? Che valore ha? Se non capiamo questo... Noi continueremo a proporre la nostra visione come unica ed esclusiva. Grazie mille professore per questa lezione così ricca di spunti per tutti noi. Eh, io volevo chiederle come si possono conciliare i costi della cultura e per questo intendo, sia i costi per i professionisti che lavorano al patrimonio, sia anche banalmente un biglietto di accesso a un museo, con eh, la promozione di una fruizione davvero pubblica del nostro patrimonio. Penso anche alla notte dei musei che c'è stata sabato scorso, che ha, che ha permesso a molti di accedere a parte del, del patrimonio che altrimenti non avrebbero potuto conoscere, perché i costi spesso, soprattutto in Italia, sono ancora molto alti. E quindi volevo chiederle lei cosa ne pensa a proposito di questa problematica. Grazie. Sì, allora la verità è che Dobbiamo affermare un diritto al patrimonio culturale che non è ancora affermato e fare in modo la vita culturale è costosa, indubbiamente, e, e quindi rischia di escludere ampie fasce di popolazione. Però ci sono tanti strumenti e ogni museo, ogni luogo della cultura può studiarne di nuovi per poter consentire a tutti di avere forme e momenti di vita culturale. Allora, le domeniche gratuite, che certo hanno anche dei limiti, eh, perché l'eccesso di affollamento in, un, in una giornata non è sempre proprio l'ideale, quindi sarebbe bene trovare anche forme, però sono state utili per avvicinare molte persone che non erano mai entrate nei musei, perché, perché è vero, perché pensateci un attimo. Cioè, se una famiglia di quattro persone che entra in un museo cioè, spende in un niente 50 euro, cioè, no, no, non è cosa da poco, eh? cioè, quindi uno ogni volta ci fa e allora bisognerebbe trovare tante soluzioni. I musei le stanno trovando sempre di più. Per esempio, a mio parere, un museo. Allora non, non si possono fare dei privilegi, come sapete, cioè, in Europa nel, diciamo, negli accordi europei non si possono fare eh, categorie privilegiate rispetto agli altri. Però, però se io faccio, trasformo un biglietto, il pagamento di un biglietto per entrare in un museo in un abbonamento per poter entrare tutte le volte che vuoi, mh, bene. Siccome io Credo, sono stati fatti studi in questo senso. Eh, che normalmente un cittadino di Pisa, in un museo di Pisa, è difficile che ci entri due o tre volte nel corso dell'anno. Forse non c'entra nemmeno. io. Però, se fa un biglietto, spende 10 euro per entrare in un museo e sa che può rientrarci altre volte. Mm? Siccome è difficile è quasi impossibile che si, questo si traduca in una perdita perché comunque non spenderebbe altri 10 euro per rientrare dopo un mese, dopo due mesi, quindi questo porterebbe quel cittadino che ha la possibilità di rientrare in un museo e di tornare magari a vedere solo una sala, un'opera, in uno che si affeziona al museo. Allora, in questo senso quell'investimento l'ingresso gratuito di una volta o una card che ti consente di rientrare tutte le volte che vuoi in, in un museo. La differenziazione di eh, percorsi di visita. Per esempio, io non so se sarò riconfermato ad occuparmi dell'area dell archeologica centrale di Roma nel parco. Ecco, io spero che passi l'idea che i fori imperiali siano ad accesso libero. Poi si può entrare a pagamento in alcune cose, ma che ci devono essere degli spazi all'interno di una città che non si trasformino in un parco archeologico chiuso, ma che diventano dei luoghi di vita normale per i cittadini. Queste forme di investimento hanno comunque delle ricadute positive anche in termini di entrate. Allora, le domeniche aperte, le domeniche libere hanno accresciuto il numero dei visitatori a pagamento. Quindi non è una perdita, è un investimento, non soltanto un investimento sociale e culturale che ha il suo valore, eh, ma anche in termini di eh, ritorno economico. Quindi bisognerebbe trovare tante formule, e ce ne sono molte possibili, per poter non aggravare eccessivamente sulle tasche dei cittadini. Allora, io avevo fatto un'altra proposta, purtroppo faccio proposte che non vengono accolte, che vi devo dire? La defiscalizzazione delle spese culturali, esattamente come quelle mediche. Ho detto, abbiamo detto che il diritto alla salute è un diritto sacrosanto, che il diritto alla cultura è un diritto sacrosanto. Bene, allora perché io non mi posso scaricare il biglietto di un museo, perché non posso scaricarmi l'acquisto di libri, perché non posso scaricarmi... La, il biglietto del cinema perché non posso scaricarmi un laboratorio, un'attività un per i bambini? così Allora, se noi potessimo detrarre dalle eh, dichiarazioni di dei redditi queste spese, certo qualcuno mi dice: Ma questo favorisce più i ricchi che i meno ambienti perché, comunque, chi ha vita culturale. Ma se non mettiamo in moto il meccanismo che incentivi alla vita culturale, è chiaro che sarà sempre più un privilegio. Questo è il discorso. Allora bisogna fare dei ragionamenti con eh, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Istruzione e così via. E fare delle politiche eh, integrate di, 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 di sostegno alla vita culturale. Eh, non è facile, eh? nessuno ha la, la bacchetta magica, però il problema sarebbe cominciare ad affrontarle queste questioni. Grazie Simonetta Menchelli. Una cosa veloce sulla percezione eh, che secondo me ha la percezione dell'archeologo che si ha nella società eh, italiana. Che Secondo me è bipolare perché, da una parte, è l'eroe che fa scoperte sensazionali, appunto in, magari sempre negli stessi luoghi, comunque il, eccezionali, e dall'altro è quello che blocca l'adeguamento energetico dell'Italia, crea danni economici e, e questo. Quindi, dobbiamo lavorare su, su questo, penso, cosa volevo. Chiederti. E poi le, le famigerate circolari famigliette che se, e, e poi di seguito fra l'altro non sono aggiornata perché ho fatto la, rich la richiesta tre anni fa e quindi non so negli ultimi tre anni cosa è successo, però ad esempio tre anni fa i membri delle associazioni non potevano, i non potevano entrare sullo scavo. Cioè, potevano partecipare tipo andando a mm, non so, procurare, a controllare negli accumuli di terra, cose del genere, quindi un ruolo del tutto marginale, secondario, eccetera. E poi, cosa assurda, anche le summer school erano in una zona grigia, quindi a seconda della. Eh, a condiscendenza del, del rapporto, della come dire, apertura mentale del uh, della, della funzionario di zona, la potevi fare oppure no e, e quindi non so se questo ad esempio al momento è, è stata normata, ti chiedo se... No, purtroppo no, sono rimasti questi comprensibili divieti come quello delle summer school per cui un'università... L'organizzazione della Summer School deve dimostrare: A, che è frequentata solo da studenti universitari. E la risposta che io faccio è che chiunque si iscrive diventa studente universitario, anche se ha 60 anni, 70 anni. Esattamente. B, questa cosa stranissima, per cui le risorse devono essere interamente spese per lo scavo. Cioè, che, che, come se noi facessimo le summer school per chissà che lucrare su che cosa. Cioè, voglio... Quindi i, i divieti e le limitazioni sono rimaste, così come quella sui volontari. Poi diciamo un po' si aggira perché uno dice sì, i volontari vengono utilizzati per... infatti una delle maniere per evitare questa cosa è proprio la summer school, perché ripeto, nel momento in cui anche un cittadino ottantenne che vuole fare l'esperienza di partecipare ad uno scavo e magari sta lì semplicemente a, a lavare i cocci o a guardare a fa diventa un studente della summer school e in quel momento è uno studente universitario a quel punto si aggira il, il divieto se vogliamo ragionare così ma il problema è che sono veramente incomprensibili queste queste, queste sì, dare una mano... Sì, dare una... Beh, io un'obiezione che ho fatto sempre ai direttori generali, ho detto, ma mi stai dicendo che lo scavo in applicazione della Convenzione della Valletta può essere fatto solo dagli archeologi. Benissimo, giustamente, abbiamo una vita combattuto per questo, certamente. Come la mettiamo con gli operai? Non mi sembra che gli operai siano archeologi, non mi sembra che gli operai siano laureati in archeologia. E com'è che i vostri scavi sono fatti quasi esclusivamente da archeologi e non succede niente? E noi, che magari abbiamo un archeologo, un, un, un operaio, due operai che non ce li possiamo permettere, oppure abbiamo un cittadino che vuole venire a dare una mano, eh, vuol dare una mano per una serie di attività, teoricamente stiamo facendo una cosa quasi illegale. Perché? Qual è il problema? Nel momento in cui. Allora. La, la soluzione sta in questo. Siccome il vero tema è garantire che non si procurino danni al patrimonio archeologico, io penso che nel momento in cui noi siamo garanti del fatto che non si fanno danni al patrimonio culturale, precisando che, come sappiamo tutti, lo scavo è distruzione della stratificazione archeologica, quindi se fosse ecco, per definizione, eh, nel momento, allora io dico: si può fare. Eh, siamo, siamo costretti a, 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 ad acquisire un po' di, 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 diciamo, di zig zag, ma insomma. Comunque, appena farai di nuovo la concessione di scavo, vedrai che ci sono state più o meno altre 5-6 circolari. È già tra... ora, ora devo dire la verità, ora il meccanismo sta migliorando, onestamente. Devo, devo spezzare una lancia, perché l'ICA sta facendo un buon lavoro. Per lo meno per rendere eh, più mh, veloci le procedure, eh, più standardizzate le procedure. Eh, e quindi questo garantisce di più perché c'è ancora molta burocrazia, molte cose. Però eh, per lo meno si sta standardizzando e quindi eh, diventa un pochino più semplice. Se riusciamo ad eliminare un po' di cose che secondo me sono anche un fastidio per i funzionari da, da dover. Seguire perché sono me. così come tutta la questione delle autorizzazioni sulle, su, sulle immagini, sul fatto che se devi fare una intervista con un giornalista dovresti avere l'autorizzazione e così via. Sono tutte cose che veramente non hanno proprio nessun senso. Se riusciamo a liberare questo, già è un passaggio. Io mi auguro che a un certo punto si arrivi al momento in cui non sarà più necessario fare quella che si chiama concessione di scavo, ma che si possano fare delle ricerche archeologiche, in cui ovviamente noi dobbiamo garantire la consegna della documentazione, la uh, messa a disposizione dei dati, uh, la garanzia uh, dei, 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 della conservazione dei reperti. Cioè voglio dire, anche noi universitari ne abbiamo fatte di tutti i colori, eh? non, non dobbiamo mica trasformarci nei difensori della, della casta universitaria. Eh? Quindi, però superando queste assurde contrapposizioni, ed entrando in una logica di sistema unitario integrato, aspetta. Per sottoporti una cosa che non è archeologica, ma storica, cioè un problema pisano. La nostra biblioteca universitaria, che ha un fondo di 500, straordinario, ma anche le riviste che il nostro dipartimento ha a metà perché prima del 1950 i numeri della rivista sono alla biblioteca universitaria è andata completamente dispersa per la impossibilità di dialogare tra il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Università attualmente è in viaggio verso Piacenza una parte, una parte a Lucca in magazzini inaccessibili e Pisa ha perso una grande ricchezza, nonostante che ci sia stato un comitato di cui appunto erano eh, responsabili e presidenti personaggi come Chiara Frugoni e come Adriano Prosperi. E, ed è un monumento all'inefficienza dello Stato e una perdita perché ti posso assicurare che era una biblioteca frequentata non solo da noi, ma da tanti colleghi che venivano anche dall'estero. Fondi preziosissimi, Io ci ho trovato cose che non avevo trovato alla Vaticana. E, e quindi dico, il discorso è drammatico. Scusami, è fuori, è fuori dal tema archeologico. Ma io, il tuo, il tuo intervento, l'avrei no. chiamato oggi storia pubblica, perché per me quello che conta è la storia, certo. cioè i buoni cittadini certo. sono quelli che pensano a costruire qualcosa per il futuro affondando le radici nel passato. Grazie. Eh, ahimè, Lucia, non, non ho risposte se non de deprimermi con te. Si può fare qualcosa e. Ma, quindi la situazione è ancora bloccata come. È ancora peggiorata, è ancora peggiorata perché ora ha per Piacenza. Piacenza, ma perché non abbiamo? Sì, grazie professore, innanzitutto per questa bellissima relazione, eh, lezione che... Eh, direi davvero ispiratrice. Io avevo due ordini, due domande, insomma, due riflessioni. Da una parte, appunto, in questa prospettiva di archeologia pubblica e eh, appunto di comunità e eh, di patrimonio, eh, come bisogna anche ripensare le pratiche della formazione eh, universitaria e non sono e non, non solo, e appunto vorrei chiederle a che punto siamo in Italia. E un secondo, una seconda domanda eh, più eh, diciamo eh, pra pragmatica. E appunto in questa eh, prospettiva che lei ha così ben delineato, eh, l'ordinamento italiano di gestione del patrimonio culturale ehm, diciamo eh, si trova nelle migliori condizioni, eh, mette nelle migliori condizioni l'archeologo, eh, oppure ancora ci sono delle eh, appunto delle ehm, delle condizioni anche di gestione che vanno contro. Mi riferisco nello specifico alla situazione delle, appunto, delle regioni autonome dal punto di vista eh, della gestione del patrimonio culturale. Mi riferisco per esempio alla Sicilia che sebbene abbia ispirato eh, la, la, la riforma appunto, Franceschini, penso alle, alle sovrintendenze uniche, però ancora rimane un caso a parte. Ecco, come si pone anche questa... Eh, Questo ordinamento in, nella prospettiva pubblica che lei ha delineato, la ringrazio molto. Eh, grazie. Due temi, uno più bello e più importante dell'altro. Quello della formazione è un elemento importante, interessante, sul quale c'è un certo ritardo. Devo dire, mi fa piacere vedere che ormai ci sono parecchie università che hanno attivato dei corsi di archeologia pubblica o di storia pubblica. E. Ehm, non sono pochi ormai. Eh, anche se io eh, spero che, che questo tipo di formazione, diciamo, questo tipo di approccio venga eh, trasmesso agli studenti, al primissimo anno di università. Cioè qui si tratta di cercare di far capire allo studente universitario che decide di intraprendere gli studi di archeologia che oggi fare il mestiere dell'archeologo richiede altre competenze e altre, eh, altre. Non, non dimenticarsi di quello che, che si è, no? assolutamente no, non, eh, questo è l'errore che non dobbiamo fare, eh, eh, ma servono altre cose. Perché è così? Perché la nostra disciplina è cambiata continuamente e ora abbiamo una fase di profondo cambiamento veloce perché cambia velocemente il mondo. E quindi eh, questa è necessaria. Ecco perché io, io ora insegno all'Università di Bari, ho un corso di archeologia pubblica che faccio alla scuola alla laurea magistrale, ma è già diverso. Io lì cerco di fare già dei progetti di archeologia pubblica. Poi ho convinto finalmente dopo un po' a mettere l'insegnamento di metodologia come primo esame del primo anno e io nell'ambito dell'insegnamento di metodologia, perché è un aspetto metodologico di fatto, cioè no, lo ribadisco, non è un'altra disciplina, non è che dopo l'archeologia classica o l'archeologia medievale viene l'archeologia pubblica, no, è una cosa che è trasversale a tutte le archeologie, è archeologia punto. Allora, nel corso di metodologia, tra le prime sollecitazioni da dare ad uno studente oggi, io penso che sia importante dare questo e cercare poi magari di fornirgli altre competenze. Per esempio, ci sono delle competenze di tipo al lavoro di gruppo. Bisogna imparare a fare le cose, eh? però anche a lavorare con gli altri, ma, ma non soltanto a lavorare con gli altri archeologi, a lavorare con le altre professioni, con altre competenze. Lei ha fatto riferimento a, alle soprintendenze uniche, come forse saprà io ho, ho una certa colpa in questo, ma eh, secondo alcuni, secondo altri merito, pochi, secondo pochi merito, secondo tanti colpa, eh, ma io penso che siamo ancora lontani dal funzionamento di quelle soprintendenze uniche, perché si lavora ancora con categorie vecchie, per cui gli archeologi, gli architetti si occupano di paesaggio, gli archeologi no che è un errore madornale. Allora bisogna imparare a, a lavorare con altre competenze, dotarsi di altre soft skills, perché di questo abbiamo bisogno, e anche poi cercare di indirizzare. Quindi nel campo della formazione c'è ancora molto da fare. Ecco perché io penso sempre che una formazione fatta con istituzioni miste tra mondo delle professioni del Ministero della Cultura, mondo delle professioni e università sia fondamentale. Cioè, voi ve lo immaginereste, so di dire una banalità, ma ve lo immaginereste un medico o un infermiere che si forma non in ospedale? Ma perché uno che vuole fare l'archeologo o uno che vuole fare l'archivista, uno che vuole fare il bibliotecario non si deve formare? su un cantiere archeologico, su un in un museo, in un parco, in una biblioteca, in un, in un archivio. Cioè è, 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 è bizzarra questa modalità In questo senso, chiaramente anche una serie di competenze a meglio interpretare il nostro lavoro oggi dovrebbero essere garantite, perché questo maggiore aggancio con il luogo in cui si fa il lavoro, la professione, ci dovrebbe essere. Uh, altra questione, regioni autonome, sì, è un problema, però attenzione c'è la Sicilia e c'è il Trentino. Autonome è una e autonoma è l'altra. Non vi dico che bei progetti fanno in Trentino di archeologia pubblica, per esempio, su tutti i siti della prima guerra mondiale. Fanno un'archeologia meravigliosa, meravigliosa. Quindi sì, anzi teoricamente l'autonomia, se ben interpretata e se ben applicata, dovrebbe essere un elemento in più per fare delle attività ancora più coerenti e agganciate alle comunità territoriali. Il problema è quando l'autonomia si interpreta come dipendenza dal politico di turno. e allora se le è l'assessore regionale che deve decidere chi è soprintendente e che e allora lì è il disastro, cioè è questa sovrapposizione e allora l'autonomia la... regionale diventa un disastro. Eh, purtroppo l'abbiamo visto, purtroppo è così. Eh, noi dovremmo favorire, la... ma se volete, è anche il discorso delle università, l'autonomia delle università è una cosa. Meravigliosa, che funziona bene se la si sa fare bene. Diventa una tragedia se uno diventa autoreferenziale, che fa tutte le cose in casa in un certa maniera. Quindi l'autonomia è una bellissima cosa se si sa, so di dire un po' una cosa un po' retorica, scusate, se si sa coniugarla con la responsabilità e con la valutazione. Questo servirebbe. Allora, anche nel mondo del io sarei per Spingere molto di più in autonomia, per esempio, nel Ministero della Cultura. Il mio progetto era dare autonomia alle soprintendenze, autonomia gestionale e amministrativa. Dare autonomia ai, ai musei, ai parchi e alle soprintendenze so che è una cosa pericolosissima: di fare le assunzioni. Perché se io in Calabria. Faccio, mando un funzionario che ha vinto il concorso nazionale, lo mando lì e alla prima occasione se ne vuole andare perché è di tutt'altra parte. Non ho fatto nulla: c'è cioè i soprintendenti che girano. Se tu vinci un concorso all'Università della Calabria, tu sei dipendente dell'Università della Calabria. Se è appena andato il buon eh, Maurizio. Beh. Ma devi lavorare per l'Università della Calabria. Allora io dicevo: poi al museo di Napoli ho bisogno di un esperto di archeologia della Magna Grecia, perché ho la sezione. Ho un esperto di egittologia, perché ho la sezione. Se il concorso è quello nazionale, mi arriva un archeologo chiunque. Io devo lavorare con chiunque. Allora ognuno dovrebbe poter fare anche un reclutamento. Superando quella logica dei concorsi fatti ogni dieci anni che assumono mille persone e poi passano altri dieci anni, fare più concorsi tutti gli anni, tutti gli anni, e questa sarebbe una cosa meravigliosa, un altro dei miei sogni realizzabili, concorsi fatti dalla scuola del patrimonio tutti gli anni, con un anno di formazione supplementare e poi ingresso nei Ruoli del ministero, una lista nazionale di idonei da cui attingono le varie realtà. In quella lista c'è uno che è specialista di comunicazione, c'è specialista di e io me lo prendo e lo chiamo. Quindi non c'è niente da inventare, lo fanno in Francia da, da sempre. Grazie. Non so se c'è ancora qualche domanda, riflessione. Abbiamo avuto un'ulteriore... Eh momento di approfondimento e di riflessione con il professor Volpe e direi a questo punto di, di lasciarlo con un rinnovato ringraziamento per essere venuto oggi a trovarci alla scuola normale con l'invito a ritornare yes. per altre lezioni, altri seminari su altri suoi battagli, cavalli di battaglia. Grazie oh, ancora Giulio, buon pomeriggio grazie. a tutti, grazie. grazie. É isso